Grazie a tutti per essere qui, benvenuti. Questa è l'associazione Antropolis. Due parole sull'associazione prima di iniziare. Io sono Francesco Bravino e sono presidente e fondatore di Antropolis. Antropolis è un'associazione culturale che è stata fondata nel 2012 da alcuni studenti magistrali dell'Università di Milano Bicocca e dell'Università di Bologna, e con l'idea di portare l'antropologia al di fuori della torre d'avorio accademica, perché ci eravamo resi conto che spesso l'antropologia stava un po', come dire, chiusa in se stessa, usava un linguaggio solipsistico, un linguaggio troppo settoriale, troppo difficile per il pubblico. E questo dà due conseguenze molto negative. Uno, il fatto che l'antropologia non veniva capita e considerata al di fuori del mondo accademico, non solo, ma addirittura mancava, secondo noi, manca tuttora il dialogo interdisciplinare con le altre scienze sociali. E poi il fatto che a causa anche di questa difficoltà di parlare al di fuori dell'accademia, l'antropologia, i laureati dell'antropologia fanno molta fatica a trovare lavoro come antropologi, perché nel mondo del lavoro non sa cosa fa un antropologo. E quindi ci sembrava importante portare i contenuti dell'antropologia, che secondo me sono contenuti interessanti, di riflessione importante sulla società, sulle dinamiche, sulle relazioni sociali, sui significati, portare questi contenuti anche al di fuori del contesto accademico, quindi avvicinare l'antropologia alle persone e le persone all'antropologia. Non solo, ma nel fare questo volevamo anche avere un approccio il più possibile interdisciplinare, cioè recuperare quel dialogo perduto con le altre scienze sociali, perduto forse non del tutto, però in qualche misura lasciato in secondo piano, non sfruttato abbastanza. Quindi, ma fa tutta la sociologia, c'è cioè anche una sociologia qualitativa che è attenta all'antropologia più di quanto l'antropologia lo sia alla sociologia. E con la storia, con la psicologia, con la pedagogia, con l'economia e via dicendo. Quindi abbiamo iniziato a organizzare degli eventi, come appunto questa conferenza, eventi aperti al pubblico, quindi in apertura, gratuiti. Annualmente hanno un budget, poi un budget molto contenuto che riusciamo, diciamo, a gestire, anche pur avendo, diciamo, un'associazione senza scopo di lucro, gratuiti, aperti al pubblico, interdisciplinari, quindi vengono invitati a parlare anche specialisti che non sono necessariamente antropologi, ma che secondo noi hanno qualcosa di interessante da dire anche per gli antropologi, con cui gli antropologi possono avere un dialogo costruttivo, proficuo. E poi appunto di stampo divulgativo, perché se continuiamo a usare un linguaggio esoterico che capiamo solo fra di noi, secondo me non riusciamo ad essere veramente efficaci. Dobbiamo riuscire a usare un linguaggio che avvicini le persone, che spieghi in modo semplice anche concetti complessi. Attenzione, perché divulgare non significa banalizzare o svilire. Certo, è un rischio quello di banalizzare o di svilire, ma non è un automatismo. E troppo spesso la divulgazione è stata vista come svilimento, come banalizzazione. Invece, secondo noi, la vera sfida è riuscire a fare della buona divulgazione seria, nei contenuti, rigorosa, però accessibile anche a chi non arriva dal mondo accademico. Nel fare questo, quindi abbiamo iniziato a organizzare diverse conferenze, la prima che abbiamo organizzato adesso è stata pubblicata, Antropologia delle Tenebre, Vampiri, non morti e ritornanti, è un tema che ci è stato anche snobbato dalla Casa della Cultura, purtroppo, dicendo che era troppo pop, ma invece la non può non essere pop, non può non occuparsi di credenze popolari, non può non occuparsi di fenomeni di costume, e quindi che si parli delle credenze del vampirismo del Settecento, o della letteratura sui vampiri dell'Ottocento al Novecento, oppure dei giochi di ruolo contemporanei, sono tutte cose che secondo noi agli antropologi possono e devono interessare. E abbiamo qualcosa da dire. Se vi interessa, poi potete acquistare una copia della pubblicazione che è stata fatta alla modica cifra di 2 euro, che è veramente una cifra ridicola. Dicevo, queste conferenze
vogliono anche essere, ovviamente, finora vi ho detto, dal punto di vista del fruitore della conferenza, dello spettatore, però c'è anche un altro punto di vista che ci interessa, cioè il punto di vista del relatore, del partecipante attivo alla conferenza. Queste conferenze vogliono essere un momento utile per i laureati in antropologia che magari arrivano da un percorso accademico e non sempre riescono a proseguire in modo facile, non tutti hanno il santo in paradiso, come si suol dire, e è importante, secondo noi, riuscire innanzitutto a abituarsi a parlare in pubblico, abituarsi a usare un linguaggio chiaro, perché se abbiamo le idee chiare in testa, poi riusciamo a esprimerle in modo chiaro, e anche creare contatti con altri laureati, magari anche di altre università. E soprattutto alla fine di queste conferenze noi vogliamo fare delle pubblicazioni, pubblicarle, abbiamo acquistato dei codici ISBN, quindi una pubblicazione in tutto, e quindi il neolaureato che si affaccia, diciamo, al mondo accademico o magari al mondo del lavoro, comunque si trova la possibilità di mettersi alla prova davanti al pubblico, di mettersi alla prova con studiosi di altre discipline. E poi anche di avere una piccola pubblicazione, che non è male per cominciare. La conferenza di oggi, moderno, postmoderno e antimoderno, è stata una conferenza che ha avuto una lunga gestazione, è stata proposta in modo praticamente indipendente da due diversi soci, uno dei quali è qui come relatore, Marco D'Avanzari. È una conferenza che abbiamo tutti fortemente voluto e su cui abbiamo lavorato tanto. E speriamo che questi sforzi ci ripaghino, ce lo direte voi. E oltretutto è stata una conferenza che vogliamo introdurre con un testo, perlomeno degli stralci di un testo, scritto da Ugo Fabietti, a cui è dedicata questa conferenza. Ugo Fabietti è un professore di antropologia dell'Università di Milano Bicocca, che per molti di noi, molti dei fondatori, comunque degli iscritti di Antropoli, è stato davvero un mentore. Un mentore non solo dal punto di vista dei meri contenuti antropologici, che sicuramente ci sono e sono importanti, ma anche una persona, scusate, mi commuovo, una persona di una grandissima umanità. Ti do un pugno. Lasciami vedere. Scusate. Sì, no, io vorrei aggiungere, perché per tutti noi, io e Francesco siamo conosciuti all'antropologia, io ero quarantenne, lui un ventenne, e grazie a Ugo ho continuato a fare antropologia, che era veramente, io venivo dalla vecchia università, ho studiato filosofia, poi ho fatto tanti anni, ho fatto i corsi di Rambaldi, Giovello, ho seccato per i 14 libri. Si arrivava all'università nuova, questa qua della Bicocca, quella del guerra dei crediti, eccetera, eccetera, e invece lì avevamo incontrato il professore, quello che ci faceva di questo. Di solito si dice una volta in cinquantenne rispetto a 50 anni prima. Noi dicevamo questo tecnico in giro di pochi anni, perché la cinquantenne è stato celeratissimo, si è trovato questa persona straordinaria, effettivamente. Per la passione che trasmetteva, per il rispetto degli studenti e per il professore democratico. Assolutamente. E anche con un grandissimo spirito critico, però positivo, non polemico. E quindi che ci ha tutti spronati moltissimo. È stato veramente un mentore per tutti noi. Ci ha aiutato Sì. tutti, in qualche maniera tutti potevano parlare di lui. Bene, adesso chiusa questa parentesi di commozione, se qualcuno la riferisce è morto, sappiatelo. Sono in diretta, lo so, salutiamo il pubblico. Bene, comunque. Detto questo, io concludo qua i miei saluti, lascio la parola a Renato Ferrari, che è non solo membro del direttivo, attuale tesoriere di Antropolis, ma è anche e soprattutto il coordinatore della commissione che ha organizzato questa conferenza. Quindi chi meglio di lui per introdurla? Ringrazio Francesco per la parola e per la mossa introduzione. Mi riallaccio leggendo piccoli passi dal ricordo che abbiamo recato, il ricordo del professor Fabietti. È un ricordo collettivo che abbiamo scritto insieme nel maggio dell'anno scorso, pochi giorni dopo il lutto.
Allora, ricordiamo un grande antropologo, un gigante nel panorama accademico italiano, un uomo mite, educato e cortese, un professore umile e capace. Grazie a queste qualità di insegnare e trasmettere il sapere antropologico come pochi altri. La passione che anima il nostro amore per l'antropologia è nata, o si è consolidata in noi, giorno dopo giorno, studiando sui suoi testi e partecipando alle sue intensissime lezioni. Una perdita dolorosissima per tante ragioni. Infatti, il nostro rapporto con il professor Fabietti non si esauriva nell'averci introdotti a Nanasi e i suoi amati autori, a Strauss, a Girz, ma comprendeva anche l'esempio di uno stile di vita e di un modo di porsi dentro la società. Il suo insegnamento non è mai stato un mero esercizio accademico da restituire per noi studenti e dottorandi con la formalità di un esame o di una tesi. Per Fabietti, l'antropologia era una modalità di interpretare e necessariamente trasformare il mondo, con le sue ingiustizie e con le sue diseguaglianze. Era capace di riattualizzare il pensiero di Levi-Strauss all'Istituto di Studi Filosofici di Napoli, luogo abituale di lezione di cattedra, e contemporaneamente citare, nella conclusione di inaugurazione dell'anno accademico della Bicocca, la sfortunata figura della madre di una giovane pakistana uccisa da parte di Bartolomeo. Per i dottorandi di Bicocca, i dati scientifici del Topo ce ne sono parecchi, era semplicemente Ugo. Quasi il cognome non esisteva, e questo lo sembra appunto lui, perché con questo infondere coraggio come solo un padre sa fare. Giusto e corretto con tutti, sempre disponibile, la sua pazienza all'interno dei corridoi era proprio. In Bicocca era sempre presente per ascoltare e per dare il consiglio più opportuno. Chi l'ha seguito dalla laurea fino alla fine del dottorato ha sempre trovato un professore saggio, che aveva un atto di riguardo per ciascuno. Sapeva donare e sapeva anche pretendere, sapeva consigliare e sapeva cercare per ogni suo allievo la strada giusta. Un uomo prima di tutto, un amico, che anche se non abbracciava fisicamente, lo faceva con lo sguardo e le parole. Con il linguaggio non verbale che traparava da quel suo sorriso indimenticabile. In ascensore, lungo la strada, o nel suo ufficio, aveva sempre la voglia di ascoltare, facendoti sentire importante, era curioso di conoscere cosa stavi studiando e come procedevano le tue ricerche. Ti lasciava parlare, raccontare, facendoti sentire a casa. Tralascio la chiusa di questo. È stato un campione di umanità chiamato di gentile ironia che costruiva con garbo i nostri concetti guardanti e le nostre precomprensioni, aprendoci una prospettiva capace di rendere familiare l'estraneo ed estraneo familiare. Ci ha lasciato un grande maestro nel senso più nobile. Professore, ci mancherà tantissimo, grazie a tutto quello che ci ha regalato nel suo lavoro e con il suo esempio di lucidità e attenzione. Questa conferenza che è dedicata al dottor Fabietti, vorrei che il dibattito fosse orale, per cui chi inizialmente qualche concetto o qualcosa che nelle esposizioni che seguiranno chiameranno il pensiero per lezione del dottor Fabietti, invito a chiamarlo senza esitazione, perché penso che questo sia l'omaggio più grande che possiamo fare, come si dice le idee che non dirono sulle persone, e siamo nani perché siamo sulle spalle di giganti. Comunque, allora, sono il coordinatore della commissione, ho l'onore di organizzare questa conferenza. Ringrazio Francesco Bravin, gli altri membri della commissione, Rodolfo Rossi, che non può essere presente, ma anche una delle componenti antropologiche più forti, peraltro, si è formato in Bicocca. Naturalmente, l'associazione Antropolis che ci ha dato questa opportunità. L'occasione che è stata, come già anticipato da Francesco, per realizzare questa conferenza si deve lasciarsi una pubblicazione collettiva, si chiama Simposio di Strauss, pubblicato dal saggiatore, uno sguardo di oggi, che è un volume collettivo che racchiude le riflessioni più recenti di diversi studiosi, non solo antropologi, sulla figura di Levi-Strauss.
Perché non ho scelto proprio un contributo da questo saggio? Perché c'erano stati gli alfabeti che appunto si chiamano moderno, ultramoderno e antimoderno. Ma invito le relatrici, come ho fatto con altri più presenti, a, se lo ritengo un caso, a rilasciarsi a qualcosa che verrà detto. Allora, leggo solo un piccolo preambolo perché abbiamo fatto una prova di lettura che ci sarebbe dovuta almeno un'ora. Poi se non sarà tempo, possiamo vedere, però quantomeno per capire qual era il passaggio sapienti. Esatto. Una breve cosa, Fabietti, per chi non è antropologo, è diventato il Fabietti, cioè il manuale di riferimento. Come per esempio nel cinema c'è il Marighetti. E ancora oggi il dizionario di antropologia, che ha curato Morremonti, pubblicato da Zanichelli, così come elementi di antropologia, proprio Montatori, e appunto storia dell'antropologia, sono i testi che ancora oggi tutti gli studenti di tutte le università italiane studiano per corsi di antropologia culturale, sia nelle lauree triennali, nei corsi con antropologia culturale nel piano studi, oppure nelle lauree magistrali e nei dottorati. Quindi questo per dire che al di là dei ricordi personali, quindi commoventi come un altro professore, è veramente una figura di riferimento nel panorama accademico italiano, quindi non solo antropologico. Per sommigliato volevo solo ricordare la formazione di Fabietti, si è laureato in filosofia presso l'Università degli Studi di Milano, se sbaglio qualcosa invito i colleghi a correggermi, è stato allievo di Remotti a Torino, ha avuto importanti esperienze a Parigi, all'Ecole, dove ha proseguito gli studi di filosofia, per poi sempre specializzarsi. Poi a Firenze e infine a Milano, dove ha partecipato alla fondazione del Dipartimento per Carlo Massa di Scienze della Formazione, dove all'interno trova il suo alveo naturale, il corso di laurea magistrale in comunicazione interculturale e poi la laurea magistrale in Scienze Antropologiche e Etnologiche e il dottorato in Antropologia della Contemporaneità. Un passo indietro, quali le sue aree di interesse di ricerca? Non era veramente un teorico, un storico dell'antropologia. Ha effettuato ricerche di campo importanti nella penisola arabica, nell'Iran meridionale e nel Beluchistan, che è una zona del Pakistan. Nomadi dell'Arabia Saudita, ancora l'Iran, Africa settentrionale, subsahariana e Madagascar. Riflessioni importanti, per esempio, sul concetto della memoria, la sua costruzione sociale, il concetto di identità etnica, i processi di stratificazione sociale, gli aspetti materiali della religione. A questo proposito ricordo l'ultimo libro che ha pubblicato, Materia Sacra, per Cortina Editore. Ricordo anche che era direttore della collana di antropologia di Cortina. Questo non vuole essere una sintesi esaustiva, ma serve solo per dare un brevissimo profilo biografico nella vita e nelle opere di Ugo Fabietti. Tralascio tutto ciò che ha fatto, la sua lezione accademica, perché vorrei lasciare spazio magari ai ricordi del lettore, o chi vuole vedere dopo. Allora, adesso do una breve lettura dal contributo di Fabietti, appunto moderno, ultramoderno e antimoderno. Allora, comunque se siate tentati di definire il suo strutturalismo, la parola ultima sulla cultura, o sulla natura umana, l'astuta costruzione dell'ultimo illuminista, il canto dei cigni di una grande tradizione di pensiero, l'invenzione di un esteta, oppure molto semplicemente l'opera di un genio. È certo che la figura di Lévi-Strauss si staglia netta, unica e solenne sulla scena dell'antropologia e delle scienze umane del Novecento. Il suo pensiero e la sua opera hanno segnato in modo inconfondibile non solo il profilo della disciplina antropologica e di molti saperi limitrofi, ma hanno anche influenzato la cultura di buona parte del secolo trascorso. La sua concezione dello scambio matrimoniale del pensiero selvaggio, la teoria del mito come pensiero che pensa a se stesso, unitamente a una grande prosa e una straordinaria capacità di transitare dalla teoria antropologica alla filosofia, da questa alla letteratura e poi alla musica alla pittura, fanno di Claude Lévi-Strauss una figura della quale
eppure innumerevoli riconoscimenti e onori durante la sua vita non riescono che possa esprimere compiutamente l'attenzione e l'ammirazione accanto alle critiche che mezzo secolo di vita intellettuale gli ha frutto. Lo stesso Clifford Geertz, che notoriamente non ne condivideva la prospettiva, ritenendola più difficile di un certo cerebralismo, ha scritto che il senso di importanza intellettuale che lo strutturalismo di David Strauss ha procurato all'antropologia non scomparirà tanto presto, e le conseguenze di questo fatto ci accompagneranno in modo più o meno permanente. E c'è anche chi lo vede nel suo lavoro debitamente accostato alle scienze cognitive, la promessa di nuovo tutto. Queste ultime osservazioni possono risuonare quasi paradossali, se si considera che l'antropologia, al più di 30 anni imboccato, anche però per lo stesso Geertz, non è fatta di incontri, suggestioni e contaminazioni, con altri saperi, da cui, più che una nuova disciplina, sembra stia emergendo una nuova indisciplina, almeno nel senso che l'antropologia sta attraversando una delle sue ricorrenti crisi, fatte di morte annunciate, poi puntualmente sfociate in rinascite e rilanci in attesa. Osservazione paradossale, anche perché a Levi-Strauss negativo non è mai piaciuto. Vedere per oltre 60 anni ha una visione di quella sia e di questa antropologia, la sua opera immensa è lì, a suggerirci che si può parlare, se non proprio di tutto, almeno di moltissime cose, rimanendo fedeli a un principio ispiratore e ordinatore di fondo. Che si tratti di parentela, o di pensiero selvaggio, di totemismo, o di miti, ma anche di sifone, di muschi, fiori, tatuaggi, ciuminga, maschere, paesaggi pittorici, melodie musicali, la sua macchina strutturale disseziona, distingue, apposta, oppone e ricompone miriadi di fenomeni, in sé apparentemente privi di significato, per riordinare successivamente all'interno di una visione coerente e compiuta, fondata sulla convinzione che lo spirito umano funziona in base alle leggi ineludibili. Una volta come ora, e quale certamente anche domani. Non si potrebbe d'altronde essere più espliciti. L'etnologia, dice Levi-Strauss, nella lezione inaugurale del suo primo corso al Collège de France nel 1960, si amministra in due maniere, allo stato puro e allo stato diluito. Cercare di approfondirla, laddove lo strumento si mescola ad altri metodi, dove il suo oggetto si confonde con altri oggetti, non è prova di un sano atteggiamento scientifico. Prosegue poi Cobietti, accanto a questo Levi-Strauss, scientifico strutturalista, sembra esserci però un altro, certo meno imponente, ma non per questo meno noto, neppure meno importante, per me prodotta dalla sua antropologia sul pubblico ben più ampio, quello degli specialisti. Questo suo doppio è, soprattutto, ma non solo, il Levi-Strauss tristitropici, in cui frammenti di musica o di poesia, l'espressione di un raffinato clima intellettuale da cui Levi-Strauss proviene, che spesso costituiscono la materia di appassionate operazioni di bricolage gestuale, funzionano come tracce di memoria cristiana, alla quale registro spesso si richiama, nei cui risvolti la teoria sembra essere in sintonia con un'esperienza personalmente vissuta. Questa esperienza personale di Levi-Strauss è noto, diventa con lui quella di tutti gli etnologi, figura socialmente anomala, la cui vocazione li spinge a risalire il corso dei millenni, alla ricerca di un tempo doppiamente per tutti. Tanto dalla società alla quale essi appartengono, quanto da loro stessi che cercano, lontano dal proprio il senso del distacco da quest'ultimo. E questa è l'esperienza dell'altro del tempo moderno, quello eroicizzato, filosoficamente si intenda, su una sorta di un cielo sacro del 63, del redivivo che è morto al proprio mondo, di fare ritorno, compiendo il destino di chi sente la necessità di affrancare, sin dall'ultima delle culture di cui non si è ancora liberato, la sua. Accanto a una produzione teorica in senso stretto, esiste infatti in Levi-Strauss un indugiare retrospettivo, collocato soprattutto in tristi tropici, che potrebbe anche essere definito affettivo, se non fosse a tutte le volte dichiarata ripugnanza. Questo è il termine usato dallo stesso Levi-Strauss in varie interviste, che egli ha sempre detto di provare tutte le volte che è stato spinto a parlare di sé, cosa che invece inevitabilmente e abilmente fa. In questa opera affascinante, geniale e assolutamente unica nel suo genere. Questo potere personale di Levi-Strauss sembra mescolarsi al suo esprit generalizzato e attenuarlo in quegli aspetti che forse risentono in modo marcato di un'ispirazione scientifica identificabile con un impiego analogico, tutto condiviso e approvato i modelli epistemologici appartenenti ad altri ambiti del sapere. Impara a restituirci un Levi-Strauss più concreto. E se vuole umano e quindi essere meno dissolto e cerebrale di quanto la sua macchina strutturalista
possa a volte indurre a ritenere. Non intendo proporre o riproporre qui l'immagine di un doppio Lévi-Strauss, un Lévi-Strauss teorico dell'antropologia strutturale, un Lévi-Strauss memorialistico, un Lévi-Strauss razionalistico da un lato, un Lévi-Strauss gravato da una mistica definitiva dall'altro, né tantomeno ricostituire, riguardo alla sua opera, la dicotomia oggi tanto deprecata tra testualizzazione oggettivante e scrittura dialettica. Ancora pochi paragrafi in cui è terminato. Quello che invece si propone di fare, per poter fare, si dovrà seriamente confrontare con dei testi, è suggerire un diverso modo di leggere l'opera di Lévi-Strauss, conferendo alla parola opera il significato di traccia culturale da rilasciata nel suo lavoro teorico come quello teorico, in quello rammemorante di testi tropici, come quell'insieme di opinioni da lui espresse a vario titolo, in varie occasioni su fatte cose concernenti il mondo passato, presente e futuro. Il titolo stesso di questo lavoro, e qua vediamo dunque, moderno, ultramoderno, antimoderno, riflette questa diversa impostazione, dove tre aggettivi, moderno, ultramoderno e antimoderno, hanno una posizione più che altro descrittiva, e non riflettono assolutamente una qualche volontà di vedere nell'opera di Lévi-Strauss delle fasi o momenti disposti secondo una successione di ordine temporale. Ci rendiamo conto della difficoltà di abbracciare un pensiero che si muove per più di mezzo secolo, senza cedere all'illusione di considerarlo come un movimento che da un punto X si muove in progressione per giungere infine a una qualche completezza di sistema. Lévi-Strauss, d'altra parte smentito varie volte, più o meno direttamente, la possibilità di una lettura sistematizzante del suo lavoro, una tentazione che è sempre in agguato quando ci si trova di fronte a un'opera tanto complessa. È piuttosto vero che, anche in base alle condizioni non sistematiche del lavoro di Lévi-Strauss, si resta colpiti da alcune idee che affiorano e scompaiono in continuazione per poi riapparire all'improvviso e altrettanto rapidamente scomparire, dando così l'impressione che il suo pensiero sia così come fissato, nel senso di formato, costruito, tutto in un suo corpo, come lo stesso Lévi-Strauss, forse non a caso, ha detto in varie occasioni nell'origine del linguaggio umano. Difatti, gli stessi temi ritornano in continuazione nella sua opera, per cui l'effetto complessivo sembra essere quello di trovarsi di fronte a una specie di completezza preformata. In questa prospettiva, moderno, ultramoderno e antimoderno non sarebbero tre aggettivi riferibili ad altrettante fasi di elaborazione della sua riflessione, ma piuttosto una specie di pentagramma triplo sul quale si svolge l'andamento complessivo del suo pensiero. Ringrazio per la pazienza, per l'attenzione dimostrata. Adesso sono molto lieto di introdurre e di presentare la prima curatrice di questa sera. Cambio il nome, allora, Laura Graziano. Buonasera a tutti, grazie. Non ti rubo niente. Allora, Laura Graziano, una studentessa che proviene da Ricordo, quindi secondo me incarna lo spirito Fabietti, come si diceva prima, si è laureata in comunicazione interculturale con una tesi su? Sulle modernizzazioni nelle Okinawa. Ok, poi ha conseguito la laurea magistrale che ha discusso quest'anno su? Sì, la tesi sulla diaspora giapponese e nazionalismo. Perfetto. Allora, questa sera ci parlerà di della modernità, mi sembra una chiave molto interessante. Allora, la cura moderna, malattia psichiatrica, sciamanesimo e biomedicina, medicina, ho pronunciato giusto. Prego. Posso mettere la sì. Valutazione? Dovrebbe essere già sul desktop. Sì, leggermente. Aspetta. Vai. Si vede, è centrato. Ok. Posso salire qui?
Certo, No, va bene così. Buonasera a tutti, grazie a voi che siete qui. Un ringraziamento ad Antropolis per l'opportunità di fare questo intervento stasera in questa conferenza sulla modernità in memoria del professor Ugo Fabietti. Come diceva Renato, stasera parlerò di modernità e tradizione in ambito medico. In particolare parlerò del rapporto tra la biomedicina, che sarebbe la medicina occidentale, quella che noi consideriamo la medicina moderna, e le terapie popolari, in particolare del ruolo della psichiatria e dello sciamanesimo e del loro, il loro dialogo, la loro interazione, in un contesto che ora vi dirò. Psichiatria e sciamanesimo in Giappone, paese che consideriamo l'emblema di modernità per molti versi, ma in una zona particolare del Giappone, ossia nella piccola isola di Kumejima. Kumejima fa parte dell'arcipelago di Okinawa, l'arcipelago di Okinawa che è a sud del Giappone, quindi tre ore di aereo da Tokyo. L'isola di Kumejima rispetto all'arcipelago di Okinawa si trova a ovest. Il rapporto tra il Giappone e Okinawa è stato proprio permeato da questa retorica di modernizzazione. Okinawa era considerata, è stata annessa al Giappone tardivamente, fino al 1879 è stato un regno indipendente, noto come regno delle Ryukyu. Nel 1879 è stata annessa al Giappone e la priorità era quella di renderla una provincia moderna come il resto del Giappone, quindi il Giappone stava aderendo all'ideologia e ai valori della modernità occidentale ed era necessario sradicare tutto ciò che a Okinawa e a Kumejima era contro questi valori. Quindi appunto ci furono delle politiche di costume, delle politiche di modernizzazione. Bersaglio di queste politiche, tra le altre cose, fu anche la religione tradizionale ryukyuana, di cui fa parte anche lo sciamanesimo. Ci sono delle figure, la religione tradizionale delle Ryukyu era una religione basata sul culto degli antenati, su un culto dei morti molto sviluppato, e facevano parte appunto, c'erano due figure, è una religione dove principalmente il potere era femminile, quindi c'erano delle sacerdotesse, che erano le Kaminchu, che erano le sacerdotesse con un ruolo più sociale, officiavano i riti pubblici, e poi c'erano le Yuta, una figura che è sempre stata ambivalente, erano delle sciamane, venivano consultate su base individuale dalle persone, come funzione di oracolo, nel caso di anche morte di qualcuno, le Yuta erano considerate come quelle che vedevano quello che le persone normali non vedono, quindi in contatto con il mondo degli spiriti, degli dei, degli antenati e dei morti, che secondo appunto la religione ryukyuana sono la stessa categoria, quindi delle medium e anche delle guaritrici, delle terapeute, perché infatti venivano consultate in caso di malattia, proprio perché, malattia anche psichica, come vedremo poi, perché si credeva che la malattia potesse avere un'origine, una fonte spirituale, cioè che derivasse da qualche disagio di qualche spirito che non era in pace. Come dicevo prima, nel 1912 le Yuta erano state represse dal governo centrale perché erano considerate troppo primitive, troppo arretrate, sicuramente non in linea con la modernità, ritornarono in auge proprio per mostrarvi come siano un frutto anche delle condizioni storiche attuali del momento, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. La battaglia di Okinawa del 1945 era stata molto cruenta, aveva lasciato una devastazione sia fisica in termini di morti, circa un quarto della popolazione di Okinawa è stata sterminata in questa battaglia dei civili, quindi devastazione fisica e spirituale, perché c'era la necessità di avere delle guide spirituali, delle guide che potessero officiare i riti funerari. Inoltre, quindi, le Yuta, che erano dopo questo atto di repressione, erano rimaste in attività comunque di nascosto, tornarono in auge anche perché Okinawa, dopo la fine della guerra, rimase sotto l'egida americana degli Stati Uniti, diventò un protettorato statunitense. Gli Stati Uniti avevano tutto l'interesse a far sì che Okinawa fosse distanziata dal resto del Giappone, volevano marcare la differenza identitaria, infatti ritornarono a chiamare il territorio Ryukyu come anticamente, prima che fosse annesso al Giappone, tolsero il
bando delle Iuta, quindi le Iuta tornarono in Ange. Ho detto che le Iuta sono guaritrici, le persone le consultavano in caso di malattia, anche perché non c'era molta alternativa medica. In questo periodo dell'occupazione americana, in particolare, Okinawa rimase isolata, non aveva accesso al sistema sanitario nazionale. Kumejima in particolare era stata molto isolata durante l'occupazione americana. Si stima che fino al 1971, quando un anno prima di quando l'occupazione americana finì e Okinawa tornò a far parte del territorio del Giappone, nel 1971 fu aperta la prima clinica psichiatrica. Si stimava che fino allora a Kumejima ci fosse un solo medico e un numero non definito, ma sicuramente più alto, di Iuta, di sciamane. In tutto Okinawa c'erano, sempre secondo delle stime, 350 medici e 2000 Iuta. Quindi c'era una grande storia di rapporto con la biomedicina, di rivolgersi a dei medici per curarsi nel caso di malattia. E a Okinawa, e a Kumejima, che adesso vi spiegherò perché, la malattia psichiatrica, in particolare la schizofrenia, aveva dei tassi particolarmente elevati. A Okinawa, 4 volte la media nazionale del Giappone, persone che sono state diagnosticate come schizofreniche. A Kumejima il problema era stato esacerbato dall'isolamento geografico e sociale, e anche dal fatto che spesso le persone, quando erano in condizioni di dover essere curate, quando le Iuta non bastavano, venivano inviate o a Okinawa o nel Giappone, la parte principale del Giappone, causando un distacco dalla famiglia che certamente non poteva giovare più di tanto. Quindi arrivò il paradigma biomedico, simbolo della modernità, negli anni 70. Cosa interessante, si potrebbe pensare, secondo il nostro solito pensiero legato alla modernità, che questi metodi di cure tradizionali, adesso spiegherò meglio, sarebbero stati soppiantati dalla medicina che noi consideriamo moderna, ma non è stato così. Infatti si stima che anche oggi ci siano tra le 400 e le 1200 Iuta a Okinawa, e che siano in attività. La questione principale è che Iuta e psichiatria operano nello stesso campo. Ossia, ci sono dei sintomi che vengono considerati dalla psichiatria come sintomi di schizofrenia, che sono ad esempio disturbi del sonno, disturbi dell'appetito, allucinazioni visive, uditive, tendenza al monologo, tendenza a discorsi strani e a comportamenti generalmente considerati come antisociali, che sono sempre stati descritti dalle Iuta con un fenomeno noto come kamidari. Cos'è il kamidari? Il kamidari è la manifestazione divina, che letteralmente significa vendetta degli dèi, è la manifestazione divina che si traduce appunto in visioni, voci, insonnia, che viene manifestata a quelle persone, a quelle donne in particolare, a cui è proposto dal mondo spirituale di diventare Iuta, di intraprendere la via del cammino spirituale. Qui si comincia a capire che nel caso delle Iuta, il paziente, il malato o il soggetto, la vittima del kamidari, diventerà poi quello che lo cura. Quindi il rapporto tra sciamanesimo e psichiatria a Kumejima è particolare. Diciamo che sono due sistemi che appunto hanno lo stesso oggetto di cura, lo stesso paziente-cliente, perché nel caso della medicina è un paziente, nel caso delle Iuta è un cliente, che ha un disagio psichico e fisico, e può rivolgersi a entrambi. I due sistemi interpretano questi sintomi in modi completamente differenti, sono portatori di significati, di mondi di significati diversi. La psichiatria, lo sguardo della psichiatria sulla malattia e sul paziente, è uno sguardo che è vissuto dalla persona come uno sguardo culturalmente lontano, che arriva dal Giappone, quindi arriva dalla nazione, che è sempre, quindi, come vi ricordate la storia che vi ho detto prima, il background storico della provincia, la nazione è vista con un certo sospetto, appunto per le politiche di modernizzazione che erano state abbastanza violente, quasi coloniali, quindi uno sguardo culturalmente lontano,
uno sguardo dove il sintomo è visto, la causa della malattia è all'interno della persona, quindi porta un certo senso di colpa. L'essere diciamo malati di schizofrenia porta con sé un certo stigma, quindi ci si sente in un qualche senso manchevoli, inferiori, sbagliati. È uno sguardo in cui lo sguardo medico di chi guarda è lo sguardo di qualcuno che non ha vissuto la stessa cosa e che quindi forse non può comprendere appieno quello che si vive. È uno sguardo che ha il tempo limitato, quindi la visita medica, la visita psichiatrica ha il tempo che ha limitato e che può portare a conseguenze sicuramente indesiderate dal punto di vista del paziente, come un trattamento farmacologico o l'ospedalizzazione. Nel caso delle IUTA, le IUTA sono invece rappresentanti di un mondo che è culturalmente sicuramente più vicino al paziente, parlano la stessa lingua del paziente in senso reale, nel senso che parlano in dialetto ricchioano quando fanno le loro terapie rituali. Anche se il paziente non parlasse dialetto, ma è comunque una lingua che loro sentono come vicina a ciò che loro sentono in casa. La causa della malattia, nel caso dell'IUTA chiaramente è un kamidari, nel caso del kamidari la causa è esterna, viene dagli spiriti, dal mondo degli dèi. Sicuramente non porta con sé lo stesso stigma e senso di colpevolezza della schizofrenia, perché è una chiamata degli dèi a cambiare vita. È come se queste persone affette da kamidari si trovassero in una sorta di zona liminale, quindi una zona marginale, una zona di limbo tra un'identità passata e un'identità futura. Comporta un ruolo attivo del paziente, perché il paziente del cliente, perché il cliente, la persona che è vittima di questo kamidari, deve scegliere appunto se intraprendere la via della conversione, diventare ella stessa un'IUTA, e cambiare la sua identità, quindi cambiare il suo modo di vivere. È anche uno sguardo di qualcuno che ha vissuto la stessa cosa, quindi il paziente, il cliente, si sentirà sicuramente più compreso. Ho spiegato in maniera che sembra che questi due mondi siano antitetici e opposti, che quindi o ci si pone, o si sente che si soffre di schizofrenia, oppure si è soggetti a questo kamidari e si deve diventare un'IUTA. In realtà dal punto di vista del paziente, dal punto di vista di Kumejima, del mondo, del panorama che si trova lì, le proprie cose non sono in opposizione. C'è un dialogo. Le IUTA sono moderne, non sono prodotti del passato, ma sono totalmente calate nella modernità. Hanno un'associazione, fanno pagare cari i loro servizi, hanno saputo assumere dei linguaggi moderni e sono in dialogo anche con il mondo della medicina occidentale, della psichiatria. Infatti, ad esempio, il paziente non necessariamente sceglie una cosa o l'altra, anzi la stragrande maggioranza dei casi visita entrambi, diciamo, prende in considerazione entrambe le soluzioni. Molti pazienti ricoverati nei reparti psichiatrici prima sono passati da un'IUTA, dopo che sono rilasciati spesso vanno a fare visita a un'IUTA. Ad esempio i due nomi che ho messo qui, Kobomura-san e il dottor Takeishi, sono due esempi importanti su come questo dialogo avvenga proprio anche all'interno della stessa persona. Kobomura-san è un'infermiera psichiatrica che ha avuto la chiamata del kamidari, ha avuto delle visioni, degli spiriti che le hanno detto che lei sarebbe dovuta diventare un'IUTA. Alla fine gli spiriti hanno capito che lei non è, secondo il racconto, gli spiriti hanno capito che lei non era portata, non ce l'avrebbe fatta, è diventata un'infermiera psichiatrica, si trova spesso a avere a che fare con casi che sono stati simili al suo. Il dottor Takeishi invece fa parte degli psichiatri che hanno capito l'importanza culturale di queste figure, delle IUTA, non le osteggia e anzi ne ha assunta uno nel suo studio medico come mediatrice culturale. Infatti la psichiatria è un po' divisa su questo, quindi i psichiatri sono convinti, soprattutto erano convinti prima, che l'opera delle IUTA perché ritardava l'arrivo del paziente nel sistema ospedaliero, ritardando la cura e quindi peggiorando la sua situazione, quindi osteggiavano fortemente le sciamane,
ma adesso stanno capendo che non si può fare finta che le sciamane non esistano o semplicemente sradicarle, perché anzi hanno un ruolo molto importante per il paziente. Come ho detto prima, possono avere, può anche avere un risvolto positivo l'azione dell'aiuta. Le aiuta stesse, loro, noi adesso, cioè, sto parlando come se camidare e schizofrenia fossero quasi la stessa cosa, ma in realtà le aiuta fanno una distinzione tra quello che è il camidare e quella che è la schizofrenia. Sono le prime a indirizzare la persona in ospedale se credono che il problema sia più grave, cioè sia più grave, sia di matrice psichiatrica e non spirituale. Quindi ho voluto mostrare come la modernità, in questo caso la medicina che noi chiamiamo moderna, la medicina occidentale, non sia un prodotto statico, un sistema statico di pratiche che, diciamo, si impone nei luoghi, ma che necessariamente si diluisce nei contesti dove si trova e si trova a dialogare con le pratiche locali. E in questo caso, appunto, si capisce l'importanza che i due sistemi, pur che sembrano pur così diversi, dialoghino. Ringrazio Laura per rispetto dei tempi, ma anche per registrare un warning dalla sala. Passo un altro po' domande per rompere un po' ghiaccio, poi lascio la disposizione. Due domande sul Giappone. Sì. Hai giustamente detto che il Giappone spesso viene considerato da noi europei, forse italiani, paradigma dell'ultramodernità, Tokyo, questa città dove sembra che la vita ci sia sempre, che non si spegne mai con queste super strade anticipate un po' da Blade Runner, forse. La domanda è questa: il successo di moderno da parte di noi occidentali, una visione ancora troppo esotica del Giappone, e poi te ne faccio un'altra su due qua, mi ricordo i cardini che Fabietti ci ha insegnato, in Italia, quindi giustamente hai chiamato la differenza tra Giappone e Isola di Okinawa, diciamo, è diventata sovrana il Giappone solo negli 70, se non sbaglio. Volevo chiederti come ha utilizzato il concetto di identità etnica spesso da Fabietti, che è stato utile e che misura l'hai usata. Rispetto all'identità di Okinawa? Sì. Sì, 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 sì. Allora, se abbiamo una visione del Giappone ancora troppo esotica, io direi che assolutamente sì, almeno abbiamo questa visione del Giappone che è, si sente dire spesso, è così moderno allo stesso tempo così tradizionale, ma in realtà chi è stato in Giappone sa che il Giappone è moderno e tradizionale quanto lo sono gli altri paesi, solo che le loro tradizioni ci sembrano tradizioni, le nostre no, perché sono nostre, quindi siamo abituati. Sicuramente forse c'è anche un discorso sull'esoticità del Giappone legato al turismo, quindi azzardo questa ipotesi, potrebbe anche essere che si pubblicizzi una certa immagine di un Giappone esotico proprio per attirare turisti. La stessa cosa nell'isola proprio di Kumejima, paradiso tropicale, paradiso esotico, proprio lo è diventato proprio nel momento in cui hanno capito che avevano un bel mare e che il turismo poteva fruttare, quindi c'è sicuramente un discorso molto, tra virgolette, pubblicitario. E poi anche storico, perché sicuramente da quando il Giappone si è aperto poi abbastanza tardivamente ai rapporti con l'Occidente, i commerci, le immagini hanno, diciamo, dato vita a un certo immaginario, anche i racconti di viaggio hanno dato vita a un certo immaginario che permane. E, per quanto riguarda la domanda sull'identità etnica, nel rapporto tra Giappone e Okinawa sicuramente si potrebbe fare un'altra conferenza su questo tema, però no, esatto, sì, ricordiamocelo, perché il Giappone nel momento di annettere Okinawa, l'annessa nel 1879, proprio per necessità di chiudere i confini e chiuderli bene, perché già prima aveva una certa influenza su Okinawa, ma non faceva parte del territorio. Ma nel momento in cui ha capito che c'erano minacce esterne militari, ha capito che era meglio definire bene le proprie frontiere
E quindi ho utilizzato un discorso sull'identità etnica affermando che gli okinawani erano della stessa matrice etnica dei giapponesi, cosa che invece prima dell'annessione faceva esattamente il discorso contrario, che i ryukyuani erano di un'altra etnia. Oggi gli okinawani fanno un discorso di identità più che etnica politica, quindi sottolineano, non ho detto che c'è stato negli anni 90 un revival ancora maggiore delle Yuta, come di tutte le, tra l'altro, le arti tradizionali ryukyuane, proprio nel discorso contro le basi militari americane. A Okinawa c'è questo, diciamo, grande scontro politico tra Okinawa e il Giappone, nel senso che un terzo del territorio di Okinawa è occupato da basi americane. Gli okinawani non sono affatto contenti di questo, anche memoria appunto della guerra che dicevo prima, della battaglia che dicevo prima, e quindi c'è stato è emerso questo discorso su Okinawa, sull'identità di Okinawa come una popolazione pacifica, una popolazione che è molto attenta all'ambiente, e che è un discorso chiaramente fatto anche per ragioni politiche, per cercare di arginare questo problema delle basi. Grazie. Adesso lo lasciate. Prego, non abbiate timore. Io voglio chiederti se tu sei proprio stata lì a incontrare una stessa qualcuno. Sì, allora, io non ho mai incontrato un aiuto, purtroppo, però sono stata a Okinawa 6 mesi. Non ho mai incontrato un aiuto perché... Allora, io sono arrivata là che sapevo la lingua un po', ma neanche così bene. Sicuramente una figura così interna, nel senso così appartenente alla cultura, non è facile da incontrare per un esterno. Non ci sono negozi di Yuta per strada. Forse se tornassi là e stessi un anno avrei già le conoscenze per poterne incontrare una. Sicuramente era un discorso che esisteva, cioè ne ho sentito parlare, questo sì. Ad esempio, l'università che ero avevo sentito dire questo pettegolezzo, secondo cui, quando è stata costruita l'università dove ero io, erano successe strane cose, che adesso non mi ricordo, strani problemi, e che nel consiglio dei professori si era parlato di ma perché non consultiamo un aiuto per sapere qual è il problema? Poi mi sembra, non mi ricordo se si fosse fatto o non si fosse fatto, questo è un racconto che mi è stato riportato, quindi... Come dire, racconti tramandati sull'esistenza di queste figure, però purtroppo non ho avuto l'onore di incontrarne una. Conosco il contesto culturale, religioso e storico. Hai dei futuri progetti di ricerca su questo ambito? Sinceramente al momento no, cioè io mi sono avvicinata a questo argomento proprio dalla mia esperienza a Okinawa. Potrei pensarci, non so, al momento non ho niente di concreto almeno. Allora, io ripeto una cosa che prima ci eravamo già parlato, però a beneficio del pubblico, e vorrei essere loro in una domanda. Ricordo quando ho fatto il dottorato a Genova e c'era un laboratorio di psichiatria medica, che era molto parte di sciamanesimo. E si è parlato anche di psicanalisi, e io e l'altra collega antropologa ci siamo mandati, la psicanalisi è sciamanesimo puro, dal percorso, cioè percorso formativo del psicanalista, è qualcosa vicinissimo con lo sciamano, a partire da quella malattia iniziale, cioè c'è un momento della vita di una persona in cui c'è una crisi a cui i medi normali non sanno dare la risposta è quando lo sciamano. Questo momento di crisi poi avvicina la persona al mondo sciamanesimo e in alcuni casi a sua volta intraprende un percorso di apprendistato decennale con lo sciamano terapeutico, a termine del quale il paziente diventa a sua volta sciamano. Ovviamente non tutti i pazienti diventano sciamani, ma tutti i sciamani sono stati. E questo ha un parallelismo clamoroso con la psicanalisi, dove tutti i psicanalisti hanno due o tre stati, si psicanalizzano a vicenda o si fanno psicanalizzare da quelli più vecchi,
dal mentore, possiamo dire, e poi alla fine di questo percorso diventano a loro volta psicanalisti. Ho notato che tu hai parlato di psichiatria, ma non hai nominato la psicanalisi. Quindi volevo chiederti se, oltre ad avere rapporti con la psichiatria, c'è un rapporto forse diverso con la psicanalisi, che tu sappia. Perché sono per certi versi più vicine. Poi io non metto in dettaglio, ma le somiglianze non sono solo sull'apprendistato a partire dall'iniziale, ma sono anche sul modo in cui lo sciamano o lo psicanalista agisce sul paziente. Sì, infatti prima appunto ho detto del dialogo che comincia a esserci, hanno cominciato di recente a esserci tra la psichiatria, il mondo biomedico e lo sciamanesimo, e in alcuni studi appunto che ho letto si faceva riferimento agli psichiatri che criticano fortemente la pratica di andare dall'aiuta, però dicono anche alcuni studi che il ruolo dell'aiuta ha un ruolo molto simile a quello della terapia psicanalitica, o almeno di sostegno psicologico, se possiamo dire. Perché appunto, prima mi sono dimenticata di accennare a questa questione del tempo per quanto riguarda l'aiuta. Mentre nella medicina, come dire, nella visita medica, strettamente intesa, il tempo è poco, l'aiuta dedicano tanto tempo, quindi una persona è lì, uno a uno, o al massimo con la famiglia, e parla molto, deve parlare dei suoi antenati, l'aiuta ufficia una serie di riti, legge nel suo libro dell'oracolo quale potrebbe essere il problema, cioè cerca di andare a guardare quali sono gli antenati che, insomma... Per quanto tempo rimane ancora? Non c'è un tempo massimo minimo. L'aiuta la pagano normalmente, quindi penso che per lei può andare avanti, esatto, per lei può andare avanti quanto vuole. Finché probabilmente, a seconda del paziente, quando il paziente si sentirà guarito, si sentirà, magari sarà diventato a sua volta aiuta, il fatto è che al di là della malattia le aiuta vengono consultate periodicamente, anche non in caso di malattia, quindi il rapporto con l'aiuta probabilmente può continuare anche in caso appunto di morte di un parente, o simili. Quindi il rapporto con l'aiuta probabilmente continua, e sì, il rapporto con la psicanalisi, nel senso che il tempo dedicato dall'aiuta, il dialogo con questa sciamana, e il fatto che lei comunque costringa la persona, il cliente, a fare delle scelte sulla propria vita, a guardarsi dentro e lo responsabilizzi, sicuramente ha qualcosa in comune con la psicanalisi. Poi io credo che comunque non bisogna fare tutta l'erba un fascio, nel senso che la psicanalisi viene da un percorso storico che è totalmente diverso da quello dell'aiuta. Ci sono delle credenze religiose che sono molto diverse, quindi possiamo fare un paragone, ma tenendo bene in mente quali sono i punti di distacco. Grazie. A posto. Bene, chiamerei al tavolo dei relatori, Marco è una figura importante per Antropolis, perché non solo ha tre soci che hanno dato vita un anno fa, ma fa parte del comitato scientifico, ha avuto modo di laurearsi con il dottor Giacomo, che l'ha seguito anche durante le tesi, circa la dottorato. Sono Paesi Bassi, docente di filosofia e antropologia, Sergio Gamba, collabora alla facoltà di scienze politiche statale di Milano, condotto per 4 anni in laboratorio di antropologia e mondo del lavoro, con la facoltà di scienze antropologiche e tecnologiche per l'Università Milano di Cocca. E tra le ultime pubblicazioni segnalo La pelota come tappa della guerra, che uscita in un volume collettante, una ludocrazia, per barra o edizioni, ci sono altre cose che ho dimenticato. Studio sul suicidio in carcere, chiaro antropologico. Esatto, studio sul suicidio in carcere, presso scientifiche ispirato dal Caino. Sì. Ecco, Marco, prima di passare alla tua relazione, volevo invitarti, visto che tu sei tra quelle che in Antropoli, sei una formazione filosofica più solida e
durate, anche di lunga durata, a dire qualcosa in più sul concetto di postmoderno, di moderno, che Fabietti ha teorizzato su Strauss. Appunto vi ringrazio di avermi invitato a parlare di questa tematica. Il mio approccio sarà essenzialmente filosofico, nel senso che la formazione di partenza che dentro cui sono cresciuto è la filosofia, in particolare la filosofia contemporanea. E poi dopo, successivamente, mi sono dedicato all'antropologia, come estensione della filosofia, nel mio caso. Cioè volevo verificare alcuni aspetti del pensiero filosofico nella pratica quotidiana e mi sembrava che l'antropologia fosse il campo delle scienze umane migliore per fare questo. Mia reazione è breve, nel senso che per me è un collegamento, io non presento un'etnografia specifica, come ha presentato Laura e le altre relatrici. Questo perché ho fatto etnografia, l'ho fatta nei Paesi Baschi, mi sono occupato di un'organizzazione politica che si chiama ETA, Euskadi Tasca Tasuna, che è un gruppo nazionalista che ha condotto la lotta armata sul territorio spagnolo e che qualche mese fa si è sciolta. Si è sciolta perché sul piano politico ha perso, è stata sconfitta, anche se l'humus, l'ambiente dentro cui si è formata l'ETA, in un certo senso, continua a essere radicato in Spagna e anzi ha... pone delle grosse questioni, la questione del separatismo, del nazionalismo, pensata alla questione catalana, che è simile alla questione basca. Diciamo che quel tipo di esperienza è finita, il mio compito come ricercatore era quello di ricostruire il rapporto tra esperienze di vita dei militanti dell'ETA, i cosiddetti ETAs, e il contesto culturale. Qui mi sono recato in un villaggio dei Paesi Baschi, ho vissuto lì 8 mesi, dove era stato precedentemente un altro antropologo, e ho cercato di capire come si era generato questa reazione, questo fenomeno di lotta armata, però dedicato, finalizzato all'affermazione di un'identità culturale ben precisa. Quindi un'esperienza diversa da quella delle Brigate Rosse o di gruppi rivoluzionari come in Germania o Francia in quegli anni, i quali avevano essenzialmente, si muovevano dentro un'ideologia da grande narrazione. Il marxismo sostanzialmente o l'anarchismo. Introduco il termine grande narrazione per entrare in realtà dentro il postmoderno. Erano gruppi che in base a queste descrizioni del mondo forti, grandi e onnicomprensive, in cui spiegazioni in cui tutto aveva un senso, agivano fino al punto di mettere in gioco i propri corpi e la propria vita. L'ETA ha prodotto più di 800 vittime in Spagna, gli stessi militanti dell'ETA sono stati uccisi, l'antropologo che era arrivato 25 anni prima di me a lavorare in questo piccolo paese dei Paesi Bassi, loro i Paesi Bassi sono al nord della Spagna e sono molto conosciuti dai surfisti in questo periodo perché è il luogo d'Europa dove si può al meglio praticare il surf, e l'antropologo che è arrivato prima di me inizia la sua etnografia, la sua ricerca, dicendo: il liceo che ho frequentato, alcuni miei compagni hanno ucciso e altri sono stati uccisi. Perché tutti quanti facevano riferimento all'ETA. E io sono andato 25 anni dopo per vedere come era cambiata la situazione e se davvero c'era ancora quel terreno di significati culturali così forti da spingere delle persone a dare la propria vita, sacrificare la propria esistenza, esistenza che poi veniva giocata o nella morte oppure in lunghe carcerazioni. Quasi una metafora che loro non sopportavano chiaramente, essendo quello che sto per dire di matrice castigliana, la metafora del torero. Il torero e il toro. Una sfida all'ultimo sangue, in questo caso il torero, questo non lo avrebbero sopportato, dire una frase così nel Paese Basco, sentiva dire di essere un traditore, il torero era l'etarra, l'imitante dell'etarra, e il toro era la Spagna. E quindi si lavorava dentro queste grandi narrazioni forti. Perché parto da questa narrazione? Qui si è svolto il mio lavoro antropologico di ricerca sul campo. Perché questo vi ricordo anche che questa grande narrazione della nazione, declinata nel concetto marxista, perché la caratteristica di questo nazionalismo basco era che aveva una matrice marxista,
Solitamente i separatismi, i secessionismi hanno delle matrici di tipo conservatore di destra, o comunque fortemente legate poi a prospettive neoliberiste. L'esempio più vicino a noi, qui, noi siamo proprio di questo esempio, parentesi, che ha a che fare, pensate alla nascita della Lega Lombarda. Nasce come Lega Lombarda, quindi con istanze separatiste, di recupero della tradizione, di recupero della lingua, in questo caso il dialetto lombardo, per separare, per porre confini. Addirittura i primi militanti della Lega, siamo nei primi anni 80, 1985, alcuni provengono addirittura dalla sinistra extraparlamentare, e in particolare da quell'area della sinistra extraparlamentare che valorizzava lo stesso Maroni, valorizzava le etnie, il concetto di etnia. Poi per un meccanismo di trasformazione interna, la Lega Lombarda diventa anche con una serie di separazioni interne. E infatti in un saggio che ho scritto, altra parentesi dentro la parentesi, in un saggio che ho scritto intitolato dentro una raccolta di scritti nati in bicocca, proprio immaginario leghista, io scrissi la voce secessione e dissi che l'unica secessione che riuscì ad ottenere la Lega fu all'interno di se stessa. Perché il passaggio dalla Lega Lombarda alla Lega Nord e oggi alla Lega Nazionale è una serie di separazioni interne e di secessioni interne, tutte poi che portano in realtà a quello che è oggi un nazionalismo di tipo neoliberista. Nazionalismo neoliberista. Questo chiaramente radicalmente diverso da quello che è l'etnonazionalismo dei nostri baschi, dei corsi o dei bretoni, che spesso sono antiliberisti. Ricordiamoci che, parentesi, quest'estate furono, ricordate la questione dei voucher, tolsero i voucher, furono reinseriti perché il PD propose un'altra forma di voucher e riuscì a far passare la cosa in Parlamento grazie al voto della Lega. Grazie al voto della Lega, se no non passava. Perché la Lega era a favore del voucher come strumento tipico del neoliberismo, che consiste poi nella modifica dei rapporti di lavoro, di salario, eccetera. Per dirvi, io mi sono trovato quindi di fronte a studiare un etnonazionalismo di matrice marxista, antiliberista, che lottava contro lo Stato centralista di Madrid. Quindi delle narrazioni forti. E, attenzione, questo etnonazionalismo nasce dentro un contesto fortemente cattolico. Perché ricordatevi che i nazionalismi, gli etnonazionalismi, cioè i nazionalismi basati sul gruppo etnico, cioè apparteniamo tutti al gruppo etnico, hanno tre caratteristiche che li accomuna. Cioè le persone che sono in un gruppo etnonazionalista hanno uno di tre elementi c'è sempre, che li fa tenere insieme. O la questione della lingua, o la questione della religione, o la questione della storia raccontata, della tradizione inventata. Gli irlandesi, dico il gruppo simile ai baschi che stanno nell'Irlanda del Nord, gli irlandesi si riconoscono, hanno la religione, loro sono cattolici, i loro nemici protestanti. Da Belfast, anche questi ci andate domani, faccio un esempio, vedete subito che la differenza tra il quartiere dei protestanti e il quartiere dei cattolici è fortissima. Andate nella Folks Road, ci sono ancora tutti, che è la via dei cattolici, dove è rimasta uguale, tranne che c'è una minore presenza dei britannici, è rimasta uguale a 30 anni fa o al tempo dei funerali di Bobby Sands. Andate di là, nel quartiere protestante, vedete ancora i murales scuri, cupi, e le immagini e simboli che rimandano alla lotta armata protestante. Qui la religione che ci fa comunare un gruppo. La lingua no, sì, certo, gli irlandesi, il gaelico, però in realtà poi alla fine parlavano tutti inglese. I corsi, per esempio, sono comunati tra loro dalla lingua e da una tradizione comune. I baschi che cosa? Beh, i baschi non potevano differenziarsi dagli altri spagnoli perché sono cattolici anche loro. Non potevano differenziarsi, possono differenziarsi per la tradizione, perché i baschi sono sempre stati considerati dei traditori, in quanto durante il periodo democratico del governo fino al 36 si schierarono contro, e nella guerra 36-39 civile si schierarono contro i fascisti e i falangisti, i franchisti, si schierarono, quindi quando Franco vinse disse le province basche, le province traditrici. E chi insegnava il basco, che in realtà la lingua basca si chiama Euskara, che è quello che differenzia, che fa del gruppo basco il collante di identità forte, chi ha partecipato a questo era un traditore. E
già dal 39 al 42 diversi, per esempio, sacerdoti cattolici furono fucilati a Bilbao perché di nascosto insegnavano la lingua basca o tenevano dei sermoni in chiesa in lingua basca, in euskara. Qui perché la lingua basca, l'euskara, chi parla l'euskara è basco, chi non parla l'euskara non è basco, fa parte del gruppo. Vedete quindi degli elementi molto forti, tradizionali molto forti, con tutte poi le contraddizioni interne, perché se fai ricerca vedi che magari il militante basco che ha lottato per diffondere la lingua basca e che si è fatto 10 anni di carcere sotto il franchismo, poi in realtà quando i baschi hanno ottenuto di poter avere come prima lingua la lingua euskara nelle scuole elementari e scuole medie, in realtà iscrive il figlio nella scuola dove la prima lingua è il castigliano e secondo l'inglese e terzo l'euskara, perché dice in ogni caso mio figlio deve trovare lavoro. Se la prima lingua è l'euskara, parlata al massimo non anche da 1.800.000 persone che appartengono alla comunità basca, ma solo dai bambini, perché loro, a loro arrivano gli elementari, e gli anziani che avevano, erano quelli sopravvissuti alla guerra del 36, loro parlano ancora basco, è chiaro che non è una lingua spendibile sul piano del mercato. Queste sono le contraddizioni interne che mostra la ricerca antropologica, non è fare una ricerca concreta, perché se io mi fermo qua al discorso, dico i baschi si caratterizzano e il concetto di confine di gruppo nelle popolazioni è la lingua come elemento identitario, faccio un discorso molto filosofico, teorico. Se però faccio la ricerca sul campo, come lei ha fatto a Okinawa, o io l'ho fatto a San Sebastiano, a Donosti o a Bilbao, se io vado sul campo, scopro poi che un conto è il discorso, la narrazione, un conto poi è la realtà. Vado nella famiglia basca e vedo che questi qua sono tutti in inglese. E che sono un nonno ormai che ha quasi 90 anni e il bambino piccolo sanno qualche parola in basco. Questa poi è la differenza, è un passaggio dalla filosofia all'antropologia. È chiaro che l'antropologia necessita comunque di uno schema di movimento, uno schema di riflessione, uno schema di approfondimento. Il lavoro, per esempio, di cui parla lei è carico di etnografia. L'antropologia oggi è molta etnografia, cioè ricerca sul campo. In realtà esiste la ricerca sul campo, l'etnografia, che è lo strumento principale della ricerca antropologica, necessita sempre di una teoria. Di una teoria che vada ad inquadrare i risultati dell'etnografia. Questa teoria dove nasce? Ed arriviamo a quello che era il punto centrale, perché non volevo farvi uno calare da fuori delle definizioni postmoderne. Questa teoria antropologica si è sempre accompagnata allo sviluppo della storia delle idee del Novecento. Allora, fino al 1900, alla prima metà del Novecento, abbiamo delle grandi narrazioni. Il marxismo, la narrazione cristiana, la narrazione liberale, liberista, cioè spiegazioni del mondo, spiegazioni che creano azioni, che ispirano movimenti, che ispirano partiti. In queste stanze, guardate che 30 anni fa, discussioni tra marxisti e cattolici, c'erano discussioni tra addirittura dentro i gruppi cattolici e i gruppi marxisti, c'erano sottogruppi, c'erano i marxisti che interpretavano Marx in un modo, i cattolici che interpretavano Don Milani in un modo, eccetera, eccetera. C'era una proliferazione di discussioni tutte legate a queste grandi narrazioni. In realtà queste poi grandi narrazioni erano anche l'espressione di quello che è il moderno. Che cos'è il moderno? Il moderno è ciò che nasce con la rivoluzione scientifica e che si prolunga nella sua grande struttura fino agli inizi del Novecento, direi fino alla Seconda Guerra Mondiale. Io sto parlando come si prolunga di cultura, intendo cultura di massa, non intendo l'intellettuale che nei primi anni del Novecento, Wittgenstein o Heidegger, il quale mette in crisi la centralità della metafisica ispirata da Nietzsche. Parlo di quello che sono le idee che circolano tra di noi, che sono circolate tra i nostri nonni, i nostri padri. Quello era comunista, quello era fascista, quello era marxista. Oggi queste categorie qui sono altre, oggi c'è il grillino, il leghista, ma vi capite, no? La differenza con la potenza di macchine. Oggi, se notate, le discussioni politiche sono attenzione, che se mettiamo quella tassa poi c'è la penalità che arriva dalla UE. Invece 30 anni fa qua dentro, in queste istanze, si discuteva del tipo Dio esiste o non esiste, che rapporto abbiamo con Nietzsche, i marxisti devono seguire Nietzsche oppure no. Eravamo a questi livelli di discussione. Oppure, se volevamo banalizzare, c'era un livello addirittura più alto di quello di adesso. C'era il mito di Don Peppone, Camillo, le due ideologie, no? Oggi in un certo senso siamo forse anche al di là, non c'è più neanche, di parlare di Camillo e Don Peppone sarebbe considerata chiacchiera, mentre invece la discussione se lo spread della UE ci dà la penalità o no è diventata centrale. Ma questo che succede non è un giudizio morale, in realtà è il precipitato del postmoderno.
la parola postmoderno è qualcosa che arriva dopo il moderno. Quindi moderno cos'è? Rivoluzione scientifica, sviluppo della scienza, tecnologia, democrazia, Stato, masse, masse che entrano nella storia, grossi sviluppi ideologici, grosse battaglie politiche, grossi schemi del mondo che spiegano tutto. Succede però, questo, vi ricordo che queste però visioni ideologiche sono collegate all'economia. Finché l'economia si funziona, si muove dentro quello che è un modello chiamato fordista, cioè un modello gerarchizzato di massa, automaticamente si produce un pensiero parallelo, un pensiero che si muove sullo stesso livello. Nel momento in cui però c'è una crisi economica, una grossa crisi negli anni 70, per cui il modello fordista viene superato ed emergono altri modelli economici più ridotti, più molecolari, in cui c'è la crisi della grande economia capitalista per ridefinirsi un altro capitalismo, ecco che anche l'ideologia, le grandi ideologie vanno in crisi. E ci si accorge che vanno in crisi, diventa pubblico che vanno in crisi, non solo perché c'è quello che i più anziani della mia età o più anziani di me sanno, è la nascita della cultura del riflusso, per cui la gente comincia a non venire più alla sera a ascoltare i dibattiti, comincia a stare in casa. E poi in casa ci sono anche dei surrogati di socialità. Se i centri sociali a Milano spariscono, si riducono, non è per colpa della repressione o per colpa del fatto che non so, che nei centri sociali circola il fumo. I centri sociali, i luoghi di aggregazione giovanile, diminuiscono perché c'è internet, perché ci sono i social network, perché lì ci si incontra. E questo svuota il centro sociale. Una volta si andava a Leoncavallo, va bene? Si va lì, si va a Leoncavallo, ci si incontrava, ma oggi ti puoi incontrare in altri luoghi virtualizzati. Tutto questo è il cambiamento economico, produce quindi anche un cambiamento di idee. Quando è che inizia velocemente arrivare la parola postmoderno? Tra l'altro una parola che poi negli anni 80 diventa virale. Io mi ricordo che guardavo anche con le trasmissioni del Video Music, eccetera, e c'erano questi presentatori e presentatrici che dicevano: questo è postmoderno. Cos'è il postmoderno? Qualcosa che arriva dopo il moderno. È un termine in realtà che viene definito all'inizio degli anni 70, circola nei dipartimenti di francesistica della Columbia University, e viene utilizzato dagli studiosi di letteratura francese, che dico che lo utilizzano per dire tutto quel tipo di letteratura in cui l'autore sparisce, l'autore va in secondo piano o si autocritica, in cui non c'è più un soggetto centrale nel romanzo, lo possiamo definire postmoderno, ma resta lì, resta nell'ambito dei dipartimenti della Columbia, di Harvard, della francesistica, luoghi affascinanti, straordinari, ma resta lì. E c'è emerge un sociologo, Jean-François Lyotard. Lyotard che cosa fa? Lyotard è un sociologo canadese, il governo canadese gli dice: vogliamo, spende molto, fateci un rapporto 1979 su qual è la condizione politica e sociale dell'Occidente. Ecco, loro lavorano, riflettono, leggono i saggi, leggono i testi, raccolgono materiale, fanno un bel lavoro di ricerca qualitativa ed esce un librettino intitolato La condizione postmoderna. Cos'è la condizione postmoderna? È quella condizione in cui non c'è più uno schema totale, un fondamento, qualcosa che influisce e condiziona tutta la nostra vita, ma è una situazione in cui c'è una frammentazione di saperi, una frammentazione di idee. C'è qualcosa che va già anticipato il sociologo Max Weber. Che cosa? È il passaggio dal monoteismo al politeismo. Lasciatemi due minuti. Cosa significa postmoderno? Significa la progressiva pluralità delle voci, lo sviluppo dei media. Significa la noia e l'esaurirsi di grandi discorsi ideologici, significa l'azione politica localizzata. Sì, ci sono ancora i verdi che negli anni 80 dicono pensare globale e agire locale, ma in realtà tutti vengono molto localizzati. Significa una ridefinizione, non si fa più la psicanalisi, per anni sedute lunghissime perché c'è dietro un grosso meccanismo di spiegazione della psiche, ma si parla di psicoterapie brevi. Significano l'economia in cui non c'è più il posto, il tempo indeterminato, questa struttura, ma c'è il contratto a tempo determinato, il passaggio è questo, il contratto a tempo determinato, in cui non c'è più la busta paga, ma c'è il voucher. Anzi, e tra un po' non c'è più neanche il voucher, c'è la mancetta per il rider che ti porta la pizza a casa. È una continua frammentazione di tutto. Questo è, sono alcuni segni del postmoderno. Il postmoderno in Italia che cos'è? E poi vediamo come arriva in antropologia, ho finito. Beh, in Italia, sul piano filosofico, è un libro che esce nel 1984, curato da Gianni Vattimo, che si chiama Il pensiero debole, testo che vi suggerisco di leggere, in cui 10 studiosi presentano una prospettiva che verrà definita collettivamente postmoderna sulla filosofia, sulla semiotica e anche sull'antropologia.
Cioè, il fare teoria, ma non più la ricerca di una grande teoria che spiega tutto, di un fondamento, ma una teoria limitata, piccole spiegazioni, piccoli sensi, ci si muove lì, ci si sente più sicuri. Non è una novità in filosofia. Sto per finire, qualcuno aveva già anticipato l'avvento del politeismo, l'avvento del superamento del fondamento, la fine della metafisica. Chi era quel filosofo che aveva già anticipato nell'Ottocento la fine di tutto ciò? Nietzsche. Con Nietzsche c'era già stato il dissolvimento, la totale di ridefinizione della, e la fine della metafisica. Ormai Nietzsche diventa cultura di massa, diventa pensiero postmoderno. Un altro punto, poi finisco sul postmoderno. La critica è cosa centrale, si arriva qua, è la critica al concetto di verità. Non esiste più la verità con la B maiuscola, esistono delle microverità, esistono delle costruzioni di verità. E se esistono delle costruzioni di verità, esistono delle finzioni, esistono delle verità provvisorie, che per lo più sono entità linguistiche. Quando il momento in cui passa questo concetto di verità, da una parte i nazionalismi finiscono. Chi mette in gioco il proprio corpo, la propria vita, per una non verità, per qualcosa di frammentario, per un Dio che è sparito? Perché la cosa interessante del postmoderno, e finisco qua, è il politeismo. Non esiste più un Dio, esiste una molteplicità di idoli, esistono gli dèi. C'è un aspetto molto positivo, alcuni antropologi come Auger, in libro Il genio del paganesimo, dicono che è bello il politeismo. Però sempre Max Weber ci dice, nelle conferenze sulla scienza, vi consiglio di leggere la conferenza sulla scienza di Max Weber, il lavoro intellettuale come professione e la politica come professione. Due saggi, due bellissime conferenze che Max Weber scrisse. E in queste due conferenze dice, sì, il politeismo è bello, perché comunque è bello pensare, ma il politeismo apre anche la porta alla guerra, perché gli dèi si fanno la guerra tra di loro. E poi vedremo cosa succederà negli anni 90. Tant'è perché poi chi vive, noi da esterni parliamo di politeismo e relativismo, che come ci insegnava Fabietti, comunque il relativismo vale nella misura in cui è una disposizione mentale a mettere sullo stesso piano come valore conoscitivo le cose. Ma attenzione, un relativismo portato all'estremo, un politeismo portato all'estremo, quello della famiglia musulmana che va da Asle e dice voglio infibulare mia figlia. E loro ti dicono, no, qui noi non possiamo queste operazioni. Sì, la voglio infibulare, perché, e perché loro dicono? Perché per la nostra concezione della donna, per noi questa è una violenza. E l'altro dice, per noi no. E se tu parti da un relativismo culturale, diventa difficile andare a contestare questo. Chi dice, chi porta la verità? Qual è la verità dentro questa situazione di relativismo assoluto? Questo per quanto riguarda il panorama generale. Per quanto riguarda la nostra antropologia, che cos'è il postmoderno? Beh, noi abbiamo queste tre grandi figure, Malinowski, Lévi-Strauss e James Clifford, antropologo postmoderno. Malinowski è positivista, osservare e partecipare. Vado sull'isola, vivo l'esperienza, la descrivo, poi la descrivo alla mia maniera, ed ecco qua la bella descrizione del mondo. Però la mia è meglio di quello che dice lui, fisici, biologi, perché io ho vissuto, o almeno racconto di aver vissuto, poi magari non ci sono stato, però ho vissuto. La legittimità della mia verità è che io ero lì. Poi ci sta invece Lévi-Strauss. Lévi-Strauss sì, è d'accordo che bisogna essere lì, però non ci sta tanto. Guardate che Lévi-Strauss ci sta 4 mesi in Amazzonia. Poi la maggior parte del lavoro lo fa la Columbia, lo fa parlando con gli Atomson. E gli Atomson che lo illumina. Non sono in ambiguara. Jacobson era il fondatore della semiotica, della linguistica. Però attenzione, per Lévi-Strauss la verità esiste. E la sua ricerca è una continua ricerca di definizione della natura umana, di che cos'è la natura umana, e vuole arrivare a una definizione della natura umana che lui trova, per esempio, nel tabù dell'incesto, la nascita della cultura. E su quello non si discute, quella è la verità. Poi ci sono gli altri. Arriva qualcuno, Hirtz, che ci dice, no, guarda, la realtà è interpretazione, ci sono una molteplicità di interpretazione, ma poi arriva l'antropologo postmoderno. L'antropologo postmoderno sa che non esiste la verità. Sa che tutto è un racconto, è una finzione, e quindi in un libro intitolato Scrivere culture, più che altro l'antropologo di questo momento, l'antropologo postmoderno, ragionerà su come si posiziona, su quello che vive, sul suo punto di vista, dato che ormai un punto di vista privilegiato, un punto di vista forte, un punto di vista che mi legittima, un punto di vista che è la verità, non esiste più, è finita. Al massimo esiste una persona che va a Okinawa, che va a Bilbao, che va a Monterosso, vede qualcosa,
qualcosa, descrive quello che ha visto e ci racconta lì. E la verità sta proprio in questa. E anzi, potremmo dire che ancora meglio sarebbe che sparisce anche l'autore, che ci sono semplicemente delle descrizioni complessive. E questo è l'effetto del postmoderno nella scrittura e nell'etnografia antropologica. Quindi. Faccio una io brevissima, poi ti ringrazio per accettare io per l'idea, perché è stata una piccola discussione all'interno della commissione su quale immagine scegliere. Voleva ammettere, se una sono dei diritti, l'immagine della contestazione e il dialogo sopra il massimo sistema del mondo. Ti ringrazio anche per gli strumenti filosofici importanti, infatti il quello sul moderno, moderno, postmoderno, nascita cattivissima anche a Rideo, poi proseguo con Nietzsche, Heidegger e così via. Io vi aggiungerei anche Ratzinger. Ratzinger, sì, vero. Senza tralasciare la teologia. Infatti, sì, ma poi vedremo perché. Certo. Una cosa, leggevo in questo libro di recente in cui c'è di Elio Franzini, moderno, postmoderno, bilancio, sembra fatto apposta per preparare questa conferenza, che in realtà non può esistere più una verità, come dice il giusto. Per cui, pensando all'attimo, la fine della modernità, oppure il pensiero di quella, non è più possibile pensare a una verità forte. Però c'è anche una corrente nella filosofia italiana che critica questa posizione. Penso agli scritti di Massimo Confantini, che è stato un semiologo che ha avuto ricorso alla Politecnica. Ma guarda, ti rispondo, ci sono. È possibile in una collezione postmoderna in cui quale secondo me dove c'è la post verità, il post di tutto, eccetera, pensare ancora alle verità seppur limitate? Ma non solo, c'è una reazione fortissima al postmoderno. Infatti, il mio discorso, diciamo, fino al 2006 e 2007 sarebbe filato bene. Oggi il concetto di in filosofia di postmoderno viene fortemente criticato da una nuova corrente che si chiama il New Realism. Cioè esistono delle correnti filosofiche che dicono, ma guardate, siamo andati un po' troppo lontano ispirandoci a quella frase di Nietzsche, perché il postmoderno poi si esprime in questa frase di Nietzsche, e non esistono i fatti, ma esistono solo le interpretazioni dei fatti. I fatti esistono, e nelle scienze umane, anche nell'antropologia, questo New Realism viene portato avanti da coloro che aprono un discorso, per esempio come Remotti, e con le scienze cognitive. Ancora prima è stato Umberto Eco che nel testo Kant e l'ornitorinco ha superato quella sua visione, diciamo, prima strutturalista, poi di pura interpretazione, ed è entrato, ha cominciato a dire, guardate che negli esseri umani esiste qualcosa di comune a tutti, di carattere cognitivo, che li porta a... esistono natura umana, con degli elementi precisi, con delle strutture permanenti, che portano tutti gli esseri umani, al di là delle differenze con i contesti storico-sociali, a vedere le cose in un solo modo. E questa idea del postmoderno, invece, che addirittura ogni comunità, ogni forma di vita, come direbbe Wittgenstein, produce da sé la sua verità, avvicinandosi quasi a una visione di tipo sofistico, quasi protagorea, possiamo dire, per cui l'uomo è la misura di ogni cosa, non è vera, perché la ricerca scientifica, in particolare le cosiddette scienze cognitive, le neuroscienze, ci mostrano, così dicono loro. Il postmoderno, secondo me, è un atteggiamento, è un punto di vista molto laico, è una forma di curiosità e di rispetto dell'altro, è una forma anche di modestia. Paradossalmente, una persona che nei suoi testi ha portato avanti il pensiero postmoderno, incredibile, è stato Ratzinger. Non si è visto nel momento in cui c'è stata la polemica su Galileo. Vi ricordate che questa Sapienza di Roma era stato rivalutato, c'era stato un convegno su Galileo, e la Chiesa Cattolica in quei giorni aveva emesso una lettera, un'enciclica, in cui si diceva che si chiedeva perdono a Galileo. Chiaramente uno potrebbe dire, accidenti, per una religione che ti propone di porgere l'altra guancia, ci ha messo 400 anni ad ammettere l'errore. Lasciamo perdere. Però, alla fine c'è stato questo passaggio. E Ratzinger viene a dire, allora niente, Ratzinger doveva andare alla nostra Sapienza di Roma. E non l'hanno voluto, non l'hanno fatto entrare. Tu non vieni.
A quel punto Ratzinger ha risposto citando un filosofo che io non ho citato, questo che sarà molto didattico, ma c'è un ispiratore, uno che ha lanciato l'antropologia, che ha rilanciato lo studio delle altre culture, un grande filosofo della scienza, che si chiama Paul Feyerabend. Paul Feyerabend ha scritto un libro intitolato Contro il metodo, e in Contro il metodo viene analizzato il lavoro che ha fatto Galileo. E questo lavoro di ricerca storica dimostra che Galileo non sempre ha seguito i criteri della razionalità scientifica, dei positivisti, dei manuali, di quello che c'è scritto nei manuali di fisica, di fisico, ingegneria, cioè in modo preciso, ma spesso ha un po', diciamo, taroccato i dati, ha modificato delle cose. Nonostante questo, ha costruito un'immagine del mondo molto più potente di quella geocentrica, di quella dei padri gesuiti, molto più potente, attenzione. Però non ha seguito una metodologia molto precisa, molto positivista. Anche lui ha fatto un po' di bricolage, direbbe Ristrosso. E nel momento in cui, tra l'altro, Ratzinger dice, utilizza e cita spesso Feyerabend per dimostrare che questo Galileo non era così un campione di epistemologia scientifica, come invece volevano dimostrare i fisici di Roma, che sono chiaramente studiosi straordinari, perché la scuola di Roma di fisica è quella che ha dato luogo a Enrico Fermi e così via. E quindi non sono persone, però è interessante il dibattito. Un atto fortemente postmoderno probabilmente è stata, secondo me, e vi consiglio di leggere un saggio di Giorgio Agamben pubblicato dalla Terza su questo episodio, le dimissioni di Papa Ratzinger. Le motivazioni che porta, le vere poi ragioni sono all'interno della lotta politica interna, non lo so, ma le motivazioni che lui porta sono tipicamente postmoderne, cioè l'impossibilità di portare avanti o adeguarsi a una verità di fronte a una complessità del mondo. Posso cedere la parola? Sì. Sì. Allora, grazie innanzitutto, e la tua narrazione sul postmoderno mi ha fatto pensare che forse in realtà il postmoderno ha portato una big theory, che è proprio l'idea della postmodernità. Certo. Anche se questa poi si configura come un'antiteoria, o comunque una teoria negativa del postmoderno. E in questo senso forse la postmodernità ha realizzato quella che è stata la sua vocazione iniziale, cioè quella di annullare l'autore, tanto che oggi forse è difficile non solo identificare delle big theory, ma anche dei grandi autori a cui fare riferimento. E non è tanto questo però ciò che volevo chiederti, quanto poi la sua ricaduta pratica, e qui vorrei attingere alla tua esperienza di laboratorio su antropologia e lavoro. Cioè, come poi questo discorso, questo annullamento della figura dell'autore, secondo te si traduce anche dal punto di vista lavorativo, dato che un ragazzo o una ragazza che oggi si affacciano al mondo del lavoro hanno di fronte questo orizzonte, cioè un orizzonte in cui probabilmente non riusciranno a dire nulla di significativo. Sono sincero, questo problema che hai posto tu, non so se tu hai assistito a queste cose, proprio nelle ultime lezioni c'eravamo uno studente sul postmoderno, una studentessa, dopo aver sentito questo al postmoderno, aver fatto 2 anni di studi di antropologia, e un altro studente che ha detto, ma qui, che è quella cosa che dici tu, si parla sempre degli stessi, Hirt, Bourdieu, Foucault, ma non c'è nessuno di nuovo. Che vuol dire quello che hai detto tu. Un'altra studentessa ha detto, ma io non so come comportarmi di fronte a questa situazione, poi è possibile elaborare una teoria? E sono sincero, non so cosa rispondere. È probabile che produrremo una situazione in cui... Tu cosa risponderesti? Risponderei innanzitutto di tenersi lontani dalle scienze cognitive, perché sono pericolose. E lo dico da psicologo. Nel senso che io credo che questa sia una grandissima confusione, a partire non scendo nel dettaglio. Ma su quel punto, un giovane che ti dice la cosa che hai detto tu, cosa diresti? Un giovane che dice la cosa che ti ho proposto io, credo che si potrebbe abbozzare una nuova ricerca nel... Io parlerei di risanare l'intenzionalità individuale, nel senso che sicuramente la postmodernità non riproduce solo il molteplice nella sua orizzontalità, come forse avrebbero voluto i filosofi degli anni 70, ma
riproduce in realtà quella che è la molteplicità di forme della disuguaglianza. Mm-hmm. E allora in questo senso forse mi verrebbe da dire che una risposta non c'è, però senz'altro bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti a come ci si muove, bisogna stare attenti a sviluppare il più possibile intenzionalità e riflessività, perché forse questi sono più di prima gli strumenti per navigare all'interno di una realtà dove non c'è più un mare di scogli precisi, dei porti. Esatto, ma forse si viaggia anche nella dimensione della profondità e quindi ci si trova poi anche disorientati come quando si è in una valanga. Forse mi dovrebbe... Due parole chiave hai detto, intenzionalità e riflessività, che forse non porteranno all'opera, all'autoreso nel mondo, ma sono come uno strumento di massima sorveglianza, no? Come su una nave, quello che sta sempre sulla vedetta, giusto? Sì, esatto. Anch'io risponderei. Lei. Francesco, poi accederiamo un pochino su mano, ci sei un po' altro, non sembra la ferma, avete chiamato un po' la prima, è vero. Allora, in realtà avevo due spunti da tirare fuori, cercherò di essere il più possibile conciso. Mi chiedevo, prima cosa su cui volevo riflettere, tutti gli storici, sociologi, antropologi, filosofi, sono abbastanza concordi sul definire la modernità. Anzi, i sociologi della prima ora, definire la modernità in opposizione alla pre-modernità, quasi il fine dei grandi interrogativi della sociologia dell'Ottocento, no? Gemeinschaft, Gesellschaft, comunità, società, solidarietà meccanica, solidarietà organica, e via dicendo. Invece risulta molto più sfuggente la categoria di post-modernità, addirittura c'è nel dibattito interno. C'è chi parla di dopo modernità, c'è chi parla di tarda modernità. E mi chiedo se questo il fatto di essere così sfuggente sia perché forse non siamo ancora veramente usciti da una modernità, ma siamo piuttosto in una tarda modernità. E questo, o meglio, siamo in un momento quasi di passaggio, forse. Prima si citava Marx, no? E Marx ha avuto un'intuizione, secondo me, di grande intelligenza, cioè di connettere la struttura sociale, che è una struttura di rapporto di produzione, con quella che poi è la sola scrittura, e quindi anche il sistema di pensiero, le istituzioni politiche, eccetera. Dunque, se la modernità vede una struttura economica dipendente in grandissima parte dalla terra, e quindi il terra è quella che fa la padrona. Poi nella modernità si passa all'industrializzazione, quindi fa capolino la borghesia capitalista con tutto quello che poi dice lei, la razionalità, la standardizzazione, il fordismo, no? E poi la scuola di Francoforte dire: ma attenzione, perché abbiamo non solo la produzione economica, ma abbiamo anche la produzione culturale. E quindi siamo passati da un mondo dove industriale a un mondo post-industriale, dove sono ormai i servizi che la fanno padrone. Servizi, la comunicazione, la produzione culturale. Il cogitariato. E allora fuori, perché no? Bella questa. È di Corso, è di Andrea Corso, il cogitariato. E questo forse è quello che distingue questa fase, no? E vediamo paradossalmente, quasi come se Marx con la sua mano su un antico profeta, vedere realizzarsi cose che abbiamo più o meno previsto, cioè la crisi del capitalismo. No? C'era una battuta che girava un tempo fa, si diceva, pensava, avevate paura che il comunismo mi avrebbe portato a non avere la vostra auto, doveva condividere con altri, dover condividere questo, dover condividere quello. E questo invece lo sta facendo il capitalismo, no? Perché abbiamo il job sharing, il car sharing, no? Questa economia 3.0 che per certi versi è proprio la naturale evoluzione delle dinamiche interne della modernità del capitalismo, come l'aveva prevista Marx per modo, diciamo, grosso modo. E dall'altro, ma allora
stiamo arrivando davvero a una post-modernità o è ancora una tarda modernità? E se è una tarda modernità, cosa ci aspetta? Questa è la tua domanda. La seconda. Io non saprei cosa rispondere. Come voi. No, mi interessa la parola, so. La seconda domanda invece più breve ma più incisiva è, mi chiedo se i fautori della postmodernità, non quelli che la identificano come momento storico, ma quelli che la promuovono, ok, non siano in qualche misura di razionali travestiti, cioè se nel nocciolo più profondo della postmodernità non ci sia di fatto una nostalgia di una premodernità che ha di fatto, come dire, un rifiuto della mentalità moderna, nazionale, dicendo, e quindi fa come il giro più lungo dietro dalla finestra e propone attraverso, però come un dialogo hegeliano, quindi dopo l'antitesi la sintesi, no? Quindi se la tese ha poi modernità, l'antitesi della modernità, la modernità è quasi una sintesi. E quindi mi chiedo se... Allora, lei è la risposta, poi ci sei tu. Interessante. Sì. La risposta è velocissima. E dentro il mondo della cultura postmoderna ci sta di tutto. Sono anche marxisti avvicinati al postmoderno, come Frederick Jameson. Ci sta Vattimo, ci sta Dal Lago, insomma, ci stanno diversi studiosi, psicologi, molti che non hanno accettato il dominio delle scienze cognitive, delle neuroscienze, oppure che accettano il fatto che sì, tra mente e cervello c'è un rapporto quelle analisi diagnostiche psicologiche che fanno su dov'è il punto del cervello in cui si sviluppa la matematica, essenzialmente sono delle correlazioni, ma non dei rapporti di causa-effetto. E io ti risponderei questo. Io nel postmoderno, se leggerete voi per esempio Il pensiero debole, un libro molto molto bello, di questi studiosi che per anni, Eco, Dal Lago, Vattimo e altri, che per anni hanno studiato su questi testi in modo pesante, approfondito, si sono riempiti e la loro vita si è intrisa di pensiero moderno, di grossi studi, di gente che faceva fare gli esami ai studenti con 16 libri, i vari che chiamavano i baroni, ma che spesso era la gente che all'università di Roma o di Milano o di Torino studiava per anni, no? E poi a un certo punto si accorgono che tutto questo loro sapere non riesce a cogliere, magari anche di fronte a delle crisi personali, esistenziali, non riesce a cogliere quello che è la complessità della realtà. Allora c'è una si va verso Nietzsche, si va verso quello che è la cosiddetta scuola del sospetto, verso Ricoeur, verso le narrazioni linguistiche, verso Wittgenstein, e anche l'antropologo ci va. Io in questo ci vedo un grande senso di libertà. E ti rispondo, reazionari travestiti, no, reazionario è sempre reazionario. E se dovesse esserci un governo reazionario, io diciamo una fanta filosofia politica, il postmoderno finisce in galera. Sono certo di una cosa, che il califfato ha tra i suoi nemici principali il postmoderno, perché nel momento in cui il postmoderno ti dice non c'è solo Allah, ci sono 3000 Allah e comunque si può vivere anche senza Allah, oppure che il postmoderno propone una molteplicità di vite, è incommensurabile col califfato. Io penso che il califfato, se non so pensare alla tradizione, ai geni tradizionali, penserei a tutto ciò che ruota intorno, per esempio alla cultura, al mito del califfato. È incompatibile col postmoderno. I professori che erano, non mi ricordo, c'è un professore che noi avevamo studiato in Egitto con Paolo Branca sugli studi del pensiero, del pensiero islamico, Abu Zaid, professore egiziano che insegnava all'Azhar, la grande università sul mito del Cairo, aveva provato a applicare alcuni teorici della letteratura postmoderni che lavoravano sulla letteratura, che decostruivano il testo al Corano, e fu immediatamente incarcerato, poi espulso in Olanda e divorziato dalla moglie da parte del governo nel 1980. Il libro è La mia vita col Corano, Abu Ziyad, ed era uno studioso sunnita che si riconosce ancora nel pensiero di Allah. Non c'era ancora né Al-Qaeda né il califfato e neanche i cultori di Sayyid Qutb. Quindi lì c'era di sicuro un postmoderno... una figura errante, una figura che non è... E c'è questo grande senso di libertà comunque nel postmoderno. Sarà l'ultima domanda, velocissima, che non è troppo. Dai. Prego. Allora, io non è proprio una domanda, è una riflessione. Se io lavoro con le aziende, quindi in realtà
Vedo un po', cioè, cerco di mettere insieme tutto questo pensiero postmoderno, in mano anche a tutti i pensieri di città, come lo contesto, poi sono andata a lavorare con le aziende. E penso che a livello economico è stato meglio. Però parlando di capitalismo, parlando di questo, io vedo tantissimo invece intorno di quello che ha bisogno di senso, quindi di verità, di trovare un perché di cose. Cioè io lavoro su le aziende che studiano l'economia civile, la sostenibilità, le aziende che studiano l'emozionale, verso il razionale, e tutto il pensiero che è intimo, che per cui un'antropologa lavora in un'azienda di delle relazioni con le aziende. È che la frase che sento costantemente tutto il giorno è dobbiamo mettere l'uomo. Quindi io la vedo come una certa positività, cioè nel senso che forse c'è un cambiamento, anche in questo senso che viene adesso. Forse è il fatto che manchi anche a livello politico qualcuno a cui riferirsi, e magari si cerca di fare più riferimento a quelli che sono i modi imprenditoriali, cioè l'economia, i sistemi, che certe aziende si pongono guida un certo del cambiamento, ed è in realtà un grandissimo bisogno di dare delle definizioni alle cose e dare una maniera positiva. Io non so questo come si inserisce un ragionamento di ricerca, ma questo è quello che il bisogno di dare spiegazioni alle cose non corrisponde al fatto di riuscirci, e no. una visione secondo me disincantata, come tu vedi nella filosofia dell'Ottocento e Novecento. Mettiamo al centro l'uomo delle cose, basta vedere Foucault, che non fa parte del postmoderno. Mettiamo al centro cosa vuol dire, anche questo continuare a ripetere queste frasi, mettiamo al centro l'uomo, i dialoghi sull'uomo che vengono fatti a Pistoia, così. Ma proprio continui a parlare, sembra quasi, questo mettiamo al centro l'uomo, o una finzione, che poi l'uomo delle aziende in realtà è un uomo che deve consumare, certo, e produrre. Ma la teoria che non si deve più chiamare. Sì. Quindi ma, è tutto un parlarsi addosso. Addosso, ma alla fine del profitto. Ma questa ricerca dell'uomo mi sembra un po' la ricerca che va, di cui parla Nietzsche, in cui si parla Zarathustra, quando va nel villaggio, vede l'uomo con l'anterino, dice dov'è Dio, e qualcuno dice a lui, guarda che Dio è morto, smettere di cercarlo. E loro fanno questo. Quindi quando per esempio che hai portato è un esempio proprio di finzione, perché le aziende parlano di uomo, ma in realtà nel discorso uomo c'è il discorso profitto e guadagno. Sì, c'è, ma... Scusate, è molto interessante, però non vorrei rubare troppo alle relazioni. Spero che avanti tempo per recuperare queste sollecitazioni e il fatto finale. Certo. Intanto ringrazio Marco Traversari. Ora passiamo alla parte di 5 minuti, visto che è stato un intervento molto intenso, denso, per rispondere a tutti voi le domande. Poi, anticipazione, Camilla Olivetti. A 5 minuti qua, a lei, ricerca.
cioè quando Thank you.
piace. Allora, piccolo cambio di programma. Laura, ci scusa bene? Sì. Abbiamo fatto un piccolo cambio per i biologistici. Sì, ti ringrazio. Allora, correggo su parole in presentazione su Laura. Allora, Laura, ti ringrazio, viene da Roma, da qui. Grazie. Ringrazio il relatore come lei. Adesso si dice Roma capitale. È vero. Vabbè, Roma capitale. Ringrazio il relatore come lei, come Camilla. Come? Che vengono da lontano, non conoscendoci. Allora, faccio una piccola integrazione del titolo, che non è solo capitale. Allora, Laura è... scusate, sono in papelato. Allora, Laura in filosofia e, come lei sapere, all'Università di Pisa, attualmente è dottorando di ricerca in studi politici presso l'Università Sapienza di Pisa. Giusto? Mi sta specializzando, adesso senza rilevare troppo, parlare troppo, su... studi di genere? Sì, storia del pensiero politico femminista, mi occupo nello specifico di stupro etnico, però in questa occasione, ricollegandomi al termine postmoderno, postmodernismo, che costituisce una chiave di lettura comune con gli interventi anche degli altri relatori, parlerò di capitalismo neopatriarcale, nello specifico con uno sguardo alla cosiddetta maternità surrogata. Sì, secondo me è necessario il PowerPoint. Grazie. Sì. Ecco una presentazione del titolo. Lo gestisce tu, te lo faccio parlare. Sì, sì, va bene, grazie. Va bene. Grazie. Sì. Grazie. Scusate.
titolo diceva il capitalismo neopatriarcale, il regime tecnologico dei corpi femminili sessuati, la maternità, il dilemma della surrogacy, esaminati in una prospettiva critica. Prego. Grazie. Grazie per avermi dato l'opportunità di parlare di questo argomento in questo importante convegno dedicato a Fabietti. Come dicevo prima, quindi parlerò di capitalismo neopatriarcale con riferimento alla cosiddetta maternità surrogata, in una prospettiva chiaramente femminista. Come sottintende infatti il pensiero politico femminista, in particolar modo l'area statunitense del femminismo a cui io mi rivolgo per questo intervento, è la maternità surrogata il risultato di una collocazione, alterizzazione, frantumazione dei corpi all'interno di quella che viene denominata nuova ideologia neoliberale. Per parlare di questo però mi costa fare una breve premessa storica, filosofica. Per quanto riguarda diciamo il femminismo e il concetto di decostruzione di genere e di discussione sulla maternità, si parte chiaramente da una critica al concetto di patriarcato, i cui fermenti iniziano con la rivoluzione francese del 1789. E andando un po', essendo un po' breve, le personalità importanti sono Olympe de Gouges con la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina del 1791 e Mary Wollstonecraft con la rivendicazione dei diritti della donna del 1792. Queste due importanti femministe che si pongono in quella che viene denominata prima ondata del femminismo sono molto importanti per quella che viene denominata decostruzione dicotomica di genere, ovvero si ridiscute sul senso di maternità che viene individuata proprio come un fardello, come un destino biologico di cui la donna deve sostanzialmente liberarsi, in quanto incardinata a livello di ruolo sociale all'interno della sfera privata, domestica e familiare. E l'intento quindi emancipazionista del femminismo, per collegarmi ad un'ottica che può essere quella di un passaggio da ciò che è appunto passato rispetto ad un'ottica che viene individuata per lo più in chiave moderna, si è occupata appunto di decostruire quelli che sono i termini uomo e donna, in particolar modo di scardinare il significato di donna su quello che era appunto un significato antropologico culturale, quindi scardinare sostanzialmente il ruolo femminile da quella impasse culturale rispetto ad una sua emersione identitaria soggettiva sessuata. Su questo punto quindi il patriarcato viene chiaramente inquadrato come ideologia della pervasività sostanziale, quindi di un dominio dicotomizzante che va dalla sfera quindi privata a quella pubblica professionale, ed è ciò che costituisce quindi questa linea di analisi, questa linea riflessiva comune in tutte le concettualizzazioni del femminismo, quindi da quelle della prima ondata fino addirittura al femminismo anni 70, 80 e anche 90, a mio avviso. Soprattutto negli anni 80 e 90 gli sviluppi ulteriori sono quelli dei Women Studies e dei Gender Studies. Questi ci fanno proprio comprendere come il discutere sul patriarcato non sia non si sia terminato appunto di discutere sul concetto di patriarcato, ma come questa concettualizzazione in realtà si sia sostanzialmente per così dire dilatata, ovvero il patriarcato ad oggi non è più quello incluso appunto nella tradizione quindi familiare, quindi della cosiddetta ecofamiglia patriarcale, ma adesso si è dilatato in diciamo forme razziste ma anche sessiste o per così dire economiche, tecnoscientifiche, ed è su questo che io voglio appunto diciamo incentrare questo intervento, su quello che viene denominato appunto servizio di surrogazione, detta anche GPA, gestazione per altri, comunemente denominata utero in affitto. Vado un po' avanti con le slide.
Sì, diciamo che proprio il femminismo individua, diciamo individua proprio la maternità surrogata o gestazione per altri come il prodotto, come il risultato di quella che viene denominata appunto economia liberale. Perché su questa scissione tra maternità e femminilità tutto deriva proprio da lì, e fu ad avanzare questa diciamo teoria Simone de Beauvoir nell'opera Il secondo sesso, dove il problema principale che porta in un certo senso ad accettare questa soglia tra moderno e postmoderno all'interno del femminismo. La posizione della de Beauvoir sul, diciamo, sul punto di rifiutare tutte quelle concettualizzazioni culturali, antropologiche, in linea patriarcale, che comunque incardinavano il ruolo femminile all'interno dello spazio domestico, vengono riprese dal pensiero statunitense sostanzialmente negli anni 70, quindi negli anni della contestazione, precisamente nel pensiero scritto di Shulamit Firestone, in questa opera comunque molto importante degli anni 70, La dialettica tra i sessi, tesi per una rivoluzione femminista, che tuttavia costituisce, riprende i termini della de Beauvoir, quindi del femminismo francese, della differenza sessuale, riprendendo con toni particolarmente aspri, critici, sostenendo che bisogna totalmente sradicare la maternità da ciò che è natura femminile, addirittura proponendo l'utilizzo della tecnoscienza, quindi la tecnoscienza in sostituzione della maternità, e proponendo addirittura vere e proprie gestazioni di laboratorio. Quindi su questo punto comunque il femminismo costituisce quindi una sostanziale diversificazione concettuale, riprendendo anche quello che si può, che ad esempio il femminismo attuale, il femminismo contemporaneo, sottintende proprio come una ripresa appunto di questo postmodernismo, ma in senso assolutamente patriarcale. Su questo punto che cosa succede? Che appunto cercherò di evidenziare questo, rispetto a questa concettualizzazione che individua quindi la maternità come uno sradicamento da ciò che è femminile, quindi come un destino biologico di cui le donne devono assolutamente liberarsi per ottenere la propria indipendenza, la propria autodeterminazione, si scinde al suo interno proprio il femminismo, riprendendo invece altre concettualizzazioni. La riscoperta della maternità non costituisce più oppressione e subordinazione, ma anzi riaffermare la maternità vuol dire appunto riaffermare la propria identità rispetto ad una frammentazione, ad un'alterizzazione delle identità soggettive sessuate all'interno di questo spazio postmoderno neopatriarcale nel quale le donne attualmente sono appunto collocate. E questa posizione rispetto a quella precedente che abbiamo appena visto viene ripresa dal femminismo contemporaneo, nello specifico dal femminismo della cura, e aggiungo io anche da quello che viene chiamato ecofemminismo. Ecofemminismo che è appunto una linea che si contrappone a ciò che è postmodernismo e che riprende le linee filosofiche della biopolitica ecologica, laddove la sessualità e la maternità insieme non sono più individuate come obbligatorietà sociale, come istituzionalità patriarcale, ma come coscienza riproduttiva. Quindi riottenere, ecco, in senso positivo, per ricollegarmi a ciò che ad esempio diceva la ragazza insomma lì dietro, che appunto in questo senso diciamo che ci sono queste due visioni. La visione che chiaramente io, quella che condivido, è appunto questa del femminismo della cura, quindi di un femminismo in un certo senso viene anche accusato di essere conservatore, ma non è assolutamente così. È un femminismo che cerca di porre attenzione, quindi di dare, attribuire il ruolo primario all'uomo e quindi alla donna. E come si può attribuire il ruolo primario? Potenziando ciò che è principio di autodeterminazione come gestione sul proprio corpo. E quindi come si può ricavare questo principio di autonomizzazione? Riprendendo la gestione quindi su ciò che è il
senso materno, però bisogna cambiare appunto ciò che è coscienza materna, quindi riscoprire la maternità scardinandola dal significato che è stato per secoli attribuito da ciò che è concettualizzazione patriarcale, e quindi riappropriarsi invece del vero significato della maternità, cioè desiderare la maternità in senso deliberato, intenzionale, coscienzioso, quindi non più come destino biologico ma come coscienza riproduttiva. Proseguendo, quindi il principio di autodeterminazione sul corpo viene esaminato quindi in una prospettiva assolutamente critica, laddove ad oggi il femminismo, ecco, per così dire, tra virgolette, conservatore, pone l'utilizzo proprio della tecnoscienza su una sovrapposizione di ciò che è corporeità, di ciò che è natura e maternità. E su questo punto la discussione sulla maternità surrogata, che comunque anche diverse terminologie scientifiche, tra cui oltre che servizio di surrogazione, gestazione per altri, ma viene anche, credo, la conosciamo tutti con il termine tecnico di utero in affitto, che tra l'altro è un'immagine molto forte, ma che rende appunto l'idea di questa strumentalizzazione del corpo femminile all'interno di questa economia capitalistica e in generale anche in relazione all'utilizzo della tecnoscienza comunque nella vita umana. Basti pensare ad esempio alla robotica, ma anche all'utilizzo di quelle che vengono denominate tecnologie riproduttive, di cui ad esempio oggi le donne, forse anche diciamo condizionate da pressioni sociali, spinte in una ricerca della maternità piuttosto che della genitorialità a tutti i costi, sono ad esempio spinte a fare. Quindi ad esempio il femminismo oggi ha totalmente cambiato la sua linea concettuale rispetto a quella degli anni 70 e penso io anche inizio anni 80, laddove si identificava l'autodeterminazione quindi del corpo con l'utilizzo della tecnoscienza, quindi con lo scindere le due sfere, ciò che è natura e ciò che è scienza, quindi utilizzare la tecnoscienza per poter essere quindi emancipati e indipendenti. Adesso si è passati proprio in una diversa prospettiva, che è quella che ad esempio cerca di porre appunto il femminismo della cura, soprattutto nelle linee di area statunitense di carattere per così dire maternalistico, nelle posizioni ad esempio di Joan Tronto piuttosto che di Sarah Rudick, ma anche di Neil Noddings, ovvero queste autrici ad esempio sostengono che per la donna l'autodeterminazione quindi sul corpo e quindi questa contrapposizione a ciò che è scienza e quindi a ciò che è accavallamento appunto sulla natura può avvenire solo appunto riscoprendo il vero senso quindi della maternità, quindi deve essere la natura che deve sovrapporsi a ciò che è tecnica e a ciò che è scienza. E questa anche è una posizione ad esempio del filosofo Friedrich Neirath, che parla di ad esempio di biopolitica della catastrofe, quindi sono ad esempio dei filosofi che avvicinano le loro posizioni filosofiche anche all'ambito di quella che viene chiamata ecco biopolitica ecologica, quindi laddove ad esempio si intravede proprio il potere il potere distruttivo di alterizzazione anche verso l'altro e anche di distruzione verso ciò che comunque è umanità, visto anche in senso lato tra l'altro. Continuando quindi diciamo che per comprendere meglio di cosa si tratta questo servizio di surrogazione, questa maternità surrogata, io chiaramente porto il caso un po' più diciamo politico, facendo comunque un dottorato di scienze politiche essenzialmente, poi collegando con certe sfaccettature filosofiche. Si tratta sostanzialmente di un accordo tra le parti, dove c'è una donna che presta il suo corpo a questo servizio di surrogazione ed è denominata donna gestante o anche madre surrogata, la conosciamo credo in maniera più generica questo termine. C'è una coppia committente, cioè dei potenziali clienti
clienti che pagano per l'ottenimento di questo servizio. Quindi quando in questo caso, quando ad esempio il femminismo anni 70, che tra l'altro oggi c'è anche un revival del femminismo anni 70 nella forma liberal, si parla proprio di liberal feminism, laddove ad esempio questo tipo di femminismo rispetto a quello diciamo più conservatore ad esempio non solo è aperto all'utilizzo della tecnoscienza ma anche a forme ulteriori di commercializzazione del corpo femminile, come ad esempio la prostituzione, lo chiamano per esempio sex work, e chiaramente non è così, laddove ad esempio la donna collocata nell'ingranaggio meccanico ed economico della prostituzione, chiaramente si tratta ad esempio di donne giovani ad esempio anche rapite o che vengono dai paesi dell'est, e quindi non si può parlare in quel caso di autodeterminazione sul corpo, anzi l'autodeterminazione non c'è, ma in positivo la pornografia. Quindi si, in questo caso ad esempio ci sono proprio due scissioni completamente diversificate a livello concettuale sostanzialmente. Per quanto riguarda invece la linea diciamo radicale, è così che la si potrebbe chiamare questa linea conservatrice, perché non è neanche il termine adatto da adoperare, non è una linea quella del femminismo, che è tra l'altro quella che diciamo sostengo e abbraccio anch'io, ma è una linea che cerca non di appunto di porre no a ciò che può essere, cioè un no categorico, un no a priori rispetto a ciò che si potrebbe intendere come innovazione scientifica, innovazione tecnologica, ma cerca appunto di porre dei dubbi, delle riflessioni su ciò che ad esempio sta creando proprio su ciò che è l'orizzonte della postmodernità, quindi ad esempio il corpo di una donna, quindi frammentato all'interno che è quello di una catena ingranaggio, ingranaggio quindi economico. Una catena di ingranaggio di parcellizzazione della biologia. Proseguendo su questo punto fondamentale, e a mio avviso si collega a questo discorso ad esempio la corrente, io l'ho anche citata, la corrente del femminismo postcoloniale. Perché il femminismo postcoloniale? Questa corrente a mio avviso è molto diciamo interessante da citare all'interno del contesto della postmodernità, proprio perché ad esempio il postcolonialismo studia gli effetti, le conseguenze di ciò che è il colonialismo, quindi cosa è successo, per dirla in maniera più semplicistica, dopo la colonizzazione. Il femminismo postcoloniale adesso individua appunto il capitalismo neopatriarcale, denominato ideologia neoliberale, proprio come una conseguenza di ciò che è la colonizzazione, quindi come conseguenza di un'economia coloniale che dal Settecento si è collegata con i mutamenti, le innovazioni tecnologiche che abbiamo riscontrato, che riscontriamo durante tutto il percorso storico, e che ad oggi è sfociato in quella che viene chiamata ideologia economica neoliberale. Ecco, che cosa fa l'ideologia economica neoliberale in riferimento al utilizzo quindi del sistema di maternità surrogata, che tra l'altro è un problema che troviamo in molti paesi, tra cui ad esempio la Russia, la Bielorussia, ad esempio io durante i miei studi di ricerca ho anche studiato il caso indiano, particolarmente gravoso, perché ci sono ad esempio proprio delle agenzie che cercano queste donne, in genere poverissime, quindi ci sono ragioni economiche alla base dello sfruttamento del corpo, ma anche ad esempio in Ucraina, oppure in altri paesi come, se non mi sbaglio, il Canada, ma anche l'Australia, anche in Florida esiste la procedura di maternità surrogata a scopo altruistico, che per così dire potrebbe essere una visione positiva, ma diciamo che comunque ad esempio studiandola, leggendo attentamente le dinamiche, non è dopo tutto davvero così, nel senso che ad esempio vengono queste donne comunque pagate per tutto il periodo gestazionale sostanzialmente, e poi ad esempio sono limitate al di là delle
essere d'accordo, non essere d'accordo, e al di là dei punti di vista etici e religiosi, ad esempio, sono condizionate nel diritto di abortire o non abortire, anche in quella altruistica, ovvero questo diritto di abortire o non abortire è condizionato nei contratti di GPA, di gestazione per altri, quindi sono i committenti che decidono alla fine se la donna, se ad esempio l'embrione può avere dei problemi, sostanzialmente, per farmi capire, e il committente decide di che la donna deve abortire, anche se la donna magari ha dei principi religiosi ed etici e non vuole abortire, lo deve fare comunque. Quindi è questo il discorso, per fare comprendere quanto sia, ecco, commercializzato il corpo femminile. In relazione al femminismo postcoloniale, che è la teoria che comunque fa anche parte di questa linea del radical feminism, due importanti esponenti sono Silvia Federici e Maria Mayes, che soprattutto la seconda ha scritto un'opera, Maria Mayes, Patriarchy and Accumulation on a World Scale, un'opera, non so tra l'altro se sia stata tradotta, io l'ho letta in inglese, non so ancora se abbiamo fatto la traduzione qui in Italia, è molto interessante da leggere e ve la consiglio, mentre di Silvia Federici, Calibano e la strega. È un'opera molto interessante, tra cui praticamente che cosa emerge nelle riflessioni di queste due filosofe contemporanee che fanno parte comunque del panorama statunitense attuale e che si inseriscono appunto in questa linea del radical feminism che collega reificazione, sessualizzazione dei corpi e ideologia economica neoliberale. Che cosa ci dicono? Che il corpo della donna è diventata la nuova fonte di ricchezza in questa epoca postmoderna, postcoloniale. E come è diventato il corpo femminile? Da cosa si può ricavare dal corpo femminile davvero la ricchezza? La ricchezza proviene quindi dall'utero, da ciò che la donna può produrre dal suo utero. Quindi oggetto di una nuova accumulazione postcoloniale delle risorse, laddove appunto il patriarcato si è rimodulato, si è rimodulato in nuove forme, si è rimodulato in nuove forme da quelle coloniali a quelle economiche neopatriarcali. In particolar modo, che cos'altro posso dire per collegarmi anche a questo convegno che comunque è di antropologia ed è dedicato, chiaramente c'è una tematica specifica, ad esempio l'antropologia ha dedicato anche attualmente proprio diciamo un certo interesse a quello che comunque la maternità surrogata, anche l'elemento comunque della maternità, del significato, ecco, della procreazione e della filiazione. È una studiosa molto importante che ha fatto questo, ad esempio Françoise Aritier, che ha parlato in dissolvere la gerarchia piuttosto che maschile e femminile, ci indica proprio in riferimento a questo discorso quanto sia ad esempio fondamentale, sia indispensabile per le società patriarcali, arcaiche e moderne, il superamento della sterilità. Anzi, la sterilità non è totalmente, non è per nulla ammessa. Da ciò quindi il controllo maschile sui corpi delle donne a fini procreativi e di filiazione, proprio per il mantenimento quindi della specie e anche per di discendenze poste. Quindi ad esempio la Heritier si spiega questa problematica, la spiega in questa modalità. Per ritornare al discorso invece principale, per riprendere anche il mio titolo, che è quello del capitalismo neopatriarcale, così insomma chiudere l'argomento, ad esempio una filosofa che ad esempio sto studiando adesso per il mio percorso dottorale, Nancy Fraser, siamo però nell'ambito della filosofia politica, della biopolitica dei corpi, e questa filosofa collega appunto la creazione, maternità surrogata in connessione all'ideologia capitalistica neoliberale, laddove secondo la Fraser c'è come si caratterizza la postmodernità, si caratterizza proprio per l'accavallamento, non esiste più l'essere umano, l'umano all'umano ormai è sovrapposto ciò che è biomedicina piuttosto che tecnoscienza piuttosto che robotica, laddove appunto è la tecnoscienza che interviene sul corpo a fini di
scambio remunerativo, fini di scambio economico. Nello specifico, il corpo della donna, secondo la Fraser, all'interno di un ingranaggio che non indica solo quello della maternità surrogata, si utilizza il corpo femminile anche a scopo di immagine pornografica e prostitutiva sostanzialmente. Per chiudere completamente il discorso, perciò diciamo che l'utero in affitto è sostanzialmente, da un punto di vista post-coloniale, che è quella, diciamo, che questa corrente filosofica che ho voluto comunque incentrare il discorso, l'utero viene sostanzialmente visto come un, come posso dire, come un metaforico contenitore di strumentalizzazione, ma anche di espropriazione del prodotto esternalizzato della donna, laddove nella nuova economia neoliberale la fecondità ha assunto il primo valore economico. Quello si nota anche dall'utilizzo, ad esempio, che le donne fanno delle tecnologie riproduttive, piuttosto che, ad esempio, da un processo di medicalizzazione della fertilità e di medicalizzazione sostanziale della salute femminile, che è in atto oggi nella società attuale da un punto di vista anche biomedico. Ma c'è anche un processo proprio di femminilizzazione, fertilizzazione della fertilità, laddove la fertilità, ad esempio, costituisce, pensando ad esempio al caso della Cina e del figlio unico, costituisce appunto un caso pubblico, non è più un caso privato, quindi la donna è stata espropriata anche di qualcosa che costituisce qualcosa di personale e di naturale. Grazie, e volevo chiederti, sembra che qualcosa abbia resistito alla frantumazione. Quindi non ho sentito. Sembra che qualcosa abbia resistito alla frantumazione, se noi intendiamo il postmoderno, lo connotiamo come appunto frammentazione e frantumazione. Effettivamente sembra che invece la cultura patriarcale sia estremamente resistente, e tanto che questo ripropone, parafrasando la domanda che faceva prima Francesco Bravino, sia se possiamo davvero parlare di postmodernità, quindi di superamento della modernità, o di modernità radicale, radicalizzazione della modernità. E quindi volevo sapere innanzitutto la posizione, la tua posizione rispetto a questo, e se in qualche modo la cultura patriarcale non possa essere considerata a questo punto un primum movens della frantumazione. Allora, la mia posizione credo sia anche emersa durante comunque l'elaborazione dell'intervento. Io mi pongo anche per motivi miei, di interesse mio, proprio sulla linea del radical feminism, cioè io sono contro maternità surrogata, prostituzione, pornografia, perché comunque diciamo che in questo caso metto del mio, e io comunque vedo questi aspetti come strumentalizzazioni comunque del corpo umano in generale, vabbè, poi nello specifico del corpo femminile, quindi come facciamo a non vedere che si tratti di commercializzazione del corpo? Ad esempio la linea liberal dice che la pornografia comunque è autodeterminazione sulla gestione della propria sessualità, la prostituzione è sex work. Io non la penso assolutamente così, perché ad esempio diciamo che non sono queste solo congetture filosofiche, anche queste filosofe comunque contemporanee, anche nel panorama italiano ad esempio ce ne sono, c'è ad esempio Luisa Muraro piuttosto che Daniela Danna, e fanno parte appunto di questa linea radical, partono anche ad esempio da analisi sociologiche, non molto antropologiche, però da analisi sociologiche sostanzialmente, e comunque queste analisi, le ricerche ad esempio queste autrici, queste filosofe, queste pensatrici fanno, ci fanno proprio intravedere come ad esempio alla base anche di alcune scelte ci siano sostanzialmente ragioni economiche.
ragioni economiche, quindi non si può parlare di autodeterminazione sul corpo, in queste, quando ci sono comunque delle pressioni di carattere costrittivo o restrittivo non esiste autodeterminazione. Poi per rispondere, questa comunque è anche la mia posizione, sì, poi per rispondere alla tua seconda domanda, sì, diciamo che attraverso insomma le letture che ho fatto, le ricerche che ho fatto, sì, comunque il patriarcato ad esempio, diciamo che non esiste più quella forma appunto che, come ho fatto intravedere prima, quella del, diciamo, del, dell'antico femminismo, che comunque era contrapposizione donna, pater familias, chiaramente si è rimodulata in diverse concettualizzazioni, basta anche vedere ad esempio le contrapposizioni rispetto ad oggi che si hanno ad esempio contro i migranti, quelle sono forme patriarcali razziste, ma anche nelle forme ad esempio del sessismo a livello professionale, remunerativo, una donna guadagnerà sempre di meno rispetto ad un uomo, quindi sì. Purtroppo sì. Va bene, se non ci sono altre domande, passerei all'ultima relatrice. Vince Last but not least. Camilla Oliveri. Sarò breve. No, no. Stanchissimo, tutti i capelli. Ti chiudo lo schermo. Ti chiudo lo schermo. Allora, così. Allora, due parole su Camillo Oliveri. Camillo Oliveri è di Genova, ha studiato lettere moderne, studiato di Genova, dove si è laureato nel 2016. Attualmente è studentessa di antropologia culturale e filologia del primo anno del master COSM, COSM, analisi comparata alla città mediterranea, percorso di studio internazionale tenuta di Torino e invece facoltà di governance, economia e scienze sociali di Rabat, Marocco, giusto? Ci proporrà un interessante intervento di parallelismo tra la lettura di Michael Dowsey, il famoso autore sulla cocaina e anche studi australiani, e Paolo Pasolini. Prego. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio l'Associazione Antropolis per avermi permesso di essere qui e anche voi per l'attenzione. Come dicevo prima, cerco di essere breve, vista l'ora e insomma la stanchezza credo genererà. Allora, volevo fare una premessa prima di iniziare il mio intervento, e cioè che quello che vi propongo è la mia tesi di laurea triennale. Di conseguenza, alla luce dell'attuale rivisitazione, mi rendo conto che ci sono aspetti che andrebbero approfonditi di più, e probabilmente questa operazione porterebbe anche a conclusioni differenti. Quindi, appunto, come abbiamo fatto finora, qualunque obiezione, commento, annotazione, vi prego di segnalarla. E allora, lo scopo del mio intervento in realtà è basato sulla dimostrazione di come il passaggio da un'economia non capitalista ad un'economia capitalista trasformi l'immaginario di una determinata popolazione, una cultura, in termini più generali. E per tracciare questo percorso ho utilizzato due autori in particolare, che sono quelli che ha citato prima anche Renato, e Michael Tossing e Pierpaolo Pasolini. Il primo è un eclettico antropologo australiano che ha fatto campo nella Valle del Cauca, in Colombia, presso le piantagioni dei canna da zucchero. E il frutto di questi anni di ricerca è un'opera che è stata pubblicata per la prima volta nel 1980 e ha il titolo Il diavolo e il feticismo della merce, e nel 2017 anche in Italia da cura di Derive e Approdi. Per quanto riguarda Pasolini, invece, mi sono basata principalmente sugli scritti corsari e sulle lettere luterane. Decido di iniziare a parlarvi di Tossing, e per ogni paese che analizzo, faccio una piccola premessa, cioè mi rendo conto che sono due parti del mondo molto distanti dal punto di vista geografico, Italia da un lato e Sud America dall'altro, però è importante vedere come comunque in generale, cambiando il modo di produzione, cambi l'ideologia.
questo, vabbè, ce lo insegna poi anche Marx, quindi si riprende anche in questo caso la sua concezione. Però, appunto, dicevo, sono zone geografiche distanti, ma prima vi descriverò brevemente il modo di produrre precapitalista, o meglio, non capitalista, per poi soffermarmi sul passaggio successivo. Allora, gli abitanti della Valle del Cauca vivevano all'interno di un'economia basata sulla reciprocità e la redistribuzione dei beni, quindi avevano terre comuni e vivevano di autosussistenza per la maggior parte. Non vi era divisione sessista all'interno del lavoro e venivano rispettati ovviamente i ritmi ecologici della natura e insomma anche i ritmi umani. Questo tipo di organizzazione sociale viene completamente sfaldata all'inizio del 1900, quando attraverso l'arrivo di capitali esteri viene introdotta l'agricoltura di piantagione, quella che Tossing nel libro definisce agribusiness. E ovviamente l'ottica di un modo di produrre crematisticamente orientato è finalizzata al profitto, quindi di conseguenza è indifferente nei confronti delle condizioni sia dei lavoratori della Valle del Cauca e sia proprio dei ritmi anche umani e delle relazioni sociali. Il fatto che sopraggiunga, che venga imposto, diciamo, questo tipo di produzione, questo modo di produzione differente, ovviamente fa smottare anche la mentalità analogica che avevano precedentemente. Quando parlo di mentalità analogica mi riferisco ad un tipo di mentalità che non è costruita in modo uguale alla nostra. Le cose per gli abitanti della Valle del Cauca non sono concepite come autosussistenti, ma inserite all'interno di una rete relazionale. Il che significa che quando viene imposto il modo di produzione capitalista e dal denaro si ricava il denaro, loro non capiscono come questo sia possibile, perché il denaro è analogamente comparato a qualsiasi altro essere vivente. Ma appunto il denaro è sterile per natura e non può riprodursi come un essere vivente. Quindi, per unire, per dare una spiegazione a questa contraddizione in termini, loro devono utilizzare una sfera che va al di là della realtà concreta, e cioè il mondo magico. È solamente attraverso il rito, il battesimo della banconota, che queste popolazioni riescono a concretizzare, a dare un senso a questa contraddizione, perché permette di spiegare come un qualcosa che non si può appunto riprodurre naturalmente si riproduce e incide proprio sui ritmi biologici e riproduttivi dell'ente in sé. Quindi è proprio un processo di ricostruzione mentale da zero. In che cosa consiste questo rito? Questo rito avviene durante il battesimo, e molto succede a volte che il padrino del battezzato tenga nella mano nascosta la banconota da un peso, e durante il rito, all'insaputa dei familiari, del prete che officia, la fa battezzare al posto dell'infante. L'ottica che c'è dietro a questo rito consiste in questo, cioè pronunciando per tre volte il nome della banconota, lui, il padrino, pensa che ritornerà nelle sue mani con l'autointeressi, impoverendo contemporaneamente tutte le altre persone che sono venute a contatto con questa banconota. E cito testualmente Tossing all'interno dell'opera, in cui appunto, parlando di questo tipo di rito, lui dice: è una critica sistematica all'invasione da parte del modo di produzione capitalista. E qua mi fermo. Parlando di un altro tipo di rito che Tossing analizza sempre in quest'opera, avviene però nelle miniere di stagno in Bolivia, e è il culto del Tio. Tio significa diavolo, diciamo, senza stare a fare tutta l'etimologia del termine, e deve essere interpretato allo stesso modo come proprio senso profondo del battesimo della banconota. Allora, il Tio che cos'è? È una statua fatta d'argilla dalle sembianze di un gringo con un cappello da cowboy, che viene venerato appunto all'interno delle miniere di stagno in Bolivia. Perché siamo arrivati, cioè perché sono arrivati a fare questo tipo di rito? Perché originariamente i minatori che lavorano attualmente ancora nelle miniere di stagno, all'epoca, sto parlando della colonizzazione spagnola, erano dei contadini che vivevano all'interno di una società organizzata nello stesso modo della società degli abitanti della Valle del Cauca. Quindi avevano terre in comuni e una mentalità analogicamente costruita.
Con l'arrivo dei colonizzatori spagnoli, parliamo del 1500 più o meno, vengono obbligati ad andare a lavorare in miniera e si sfalda completamente il tessuto sociale nel quale avevano vissuto fino ad allora. Basti pensare brevemente in che condizioni lavoravano. In tutto l'arco della colonizzazione spagnola in Sud America sono morti 8 milioni e mezzo di lavoratori ed è stato estratto a Potosí tanto argento quanto basterebbe per costruire un ponte che lega l'Atlantico dal Pacifico. Tanto che infatti c'è un monte che sorge vicino a Potosí che si chiama Huacaichi e in lingua Quechua questo significa cerro, cioè monte che ha pianto. Basterebbero, credo, queste tre informazioni per descrivere un attimo la colonizzazione. No, non è sede. In ogni caso, mi preme invece spiegarvi, attraverso il tossing ovviamente, perché questo tipo di cambiamento è incanalato proprio nel culto del diavolo. Perché logicamente il diavolo è l'emblema del male ed è utilizzato all'interno della religione cristiana. La religione cristiana è stata importata, diciamo, dai colonizzatori spagnoli e non è stata in grado di dare delle risposte adeguate alla tragica condizione in cui gli indios versavano proprio in seguito all'arrivo degli spagnoli. Di conseguenza le miniere sono il luogo dove viene attuata la logica del profitto e il minatore è l'anello di congiunzione tra questi due modi di produrre antitetici. Quindi è per questo che il Tio è l'emblema un'entità malvagia e il suo rito deve avvenire solo all'interno delle miniere, non ci sono altri spazi in cui può essere effettuato, perché lì è la dimensione ectonia, è la dimensione del male, quindi è lì che deve essere perpetuato. Ora, quello che secondo me è importante rilevare all'interno di questa analisi è che questi riti, l'esistenza tuttora del fatto che appunto vengano portati avanti testimonia come in realtà queste popolazioni non hanno fatto loro il principio base del capitalismo, cioè l'accumulo di denaro. E attraverso la riattualizzazione, il portare avanti questo tipo di pratiche, a mio avviso lo testimoniano e lo reiterano anche. Cosa che invece noi non stiamo facendo, non abbiamo più fatto, abbiamo smesso di fare, non facciamo più, all'interno invece di un mondo di una società come la nostra, una società capitalista, una società consumista, che ci vede impaludati all'interno di uno stato, secondo me, ossessivo, compulsivo, dal quale a volte è difficile capirne il fenomeno e poi provare ad incidere. Ora, come si è arrivato, e qua mi ricollego ad un'espressione che utilizza Pasolini, a questo tipo di genocidio culturale. E io non voglio dilungarmi a lungo sul boom economico, ma secondo me è un breve accenno importante perché è il pattern da cui emergono poi i cambiamenti ideologici di cui Pasolini parla negli anni post-boom, diciamo, e che poi io cerco di riprendere brevemente in seguito. Allora, basti pensare che l'Italia a partire dalla metà degli anni 50 fino alla metà degli anni 60 passa dall'essere un paese prettamente rurale ad un paese industrializzato. Il numero degli addetti nel settore primario cala dal 42,2 al 17,3%, dagli anni 50 agli anni 60, dal 51,42 nel 71,17,3. Perché? Perché l'Italia vuole inserirsi all'interno del novero dei grandi paesi industrializzati d'Europa e quindi incentiva l'arrivo di capitali esteri, riconverte appunto numerose imprese, modernizza il settore siderurgico e via dicendo. Parallelamente si spopolano le campagne, quindi come dicevo gli addetti al settore primario, il numero degli addetti cala e questo anche perché ovviamente il salario era basso e l'attrazione verso la vita cittadina era un ulteriore fattore di abbandono della campagna, diciamo, del paese originario. Pasolini è stato un lucido interprete di questi anni di cambiamento e il 1 febbraio del 1975 pubblica sul Corriere della Sera un articolo col titolo Il vuoto del potere in Italia. Che cosa sottintende questa espressione? Pasolini accusa la classe politica dell'epoca, che è la Democrazia Cristiana, di aver permesso che un nuovo tipo di potere, un potere appunto
consumista penetrasse all'interno della società italiana e la trasformasse radicalmente. Lui ovviamente non volutamente, e questo secondo me è importante sottolinearlo, non è difficile, cioè non riesce a spiegare bene la natura di questo nuovo tipo di potere, ma parlando con Calvino lo ritrae in questo modo. Il nuovo potere consumistico e permissivo ha portato al limite massimo la sua unica possibile sacralità, la sacralità del consumo come rito e naturalmente della merce come feticcio. Perché mi sembra che anche i discorsi che abbiamo fatto prima sulla condizione attuale e via dicendo della nostra società siano abbastanza esplicativi, quindi non vado avanti. Però ancora due parole, giusto perché sono l'ultima e perché ho aspettato tutti. Allora, oltre che appunto con il beneplacito della Democrazia Cristiana, il potere consumista in Italia si è, secondo l'analisi di Pasolini, appunto insediato attraverso uno sviluppo senza progresso, cioè senza un progetto sociopolitico alla base, e anche attraverso la ristrutturazione, vabbè, del sistema delle infrastrutture che ha avvicinato al centro di una città la periferia, quindi accorciando le distanze, avvicinando mondi effettivamente antitetici, e anche grazie al cambiamento del sistema delle comunicazioni, in particolare la televisione e la scuola. Ciò che ne consegue è quella che lui stesso definisce come mutazione antropologica, e quindi come il fatto che determinati valori che erano validi sino nell'Italia, diciamo, pre-boom, non ci sono più. Cita la Chiesa, sostituita dal laicismo, la famiglia non viene più vista come un'unità produttiva, ma un'unità consumista. E le famiglie, l'ideale, diciamo, di reciprocità e di redistribuzione che potevano essere ancora vigenti all'interno delle famiglie contadine, vengono spazzati via da una mentalità individualista, portata appunto da un nuovo tipo di produzione. Una mentalità individualista che appunto colpisce le famiglie contadine, che stanno però scomparendo, perché o sono diventati operai all'interno delle fabbriche, o comunque sono a capo di aziende agricole pienamente inserite all'interno, diciamo, di scambi di mercato che comunque l'economia capitalista richiede. Quello che Pasolini auspica come soluzione a questo tipo di situazione è un processo politico ai gerarchi della DC, perché così li definisce in alcuni punti delle sue opere che ho citato prima. Questo processo non c'è stato, l'attuale situazione politica italiana è una conseguenza, ma anche riferendoci al passato, come cita Kreins nella prefazione, scandalo di Mani Pulite, la degenerazione degli anni Ottanta sono comunque conseguenze legate a questo. Il ruolo dell'intellettuale all'interno di questo ambito quale deve essere? Deve essere quello di denunciare questo tipo di situazione, ma non è un uomo politico, quindi di fatto non può cambiarla radicalmente. E difatti Pasolini dice che il coraggio dell'intellettuale consiste in primis nel ripudio del mondo politico. Quindi lui si ferma qua e io mi fermo a concludere sottolineando giusto due cose. Cioè il mio intervento è finalizzato, diciamo così, a sottolineare che il nostro tipo di società non è né naturale né universale. E ad esempio si prendano come vivevano le popolazioni di cui vi ho parlato del Sud America. Poi, dall'analisi che fa Tossi, dall'analisi che fa Pasolini, del ritratto che ci dà dell'Italia degli anni del post-boom, dell'ora, e, cioè, io mi chiedo, faccio un confronto tra queste due situazioni e mi chiedo se non sia necessario un riposizionamento, anche parlando proprio dal punto di vista epistemologico della nostra società. A volte, io, appunto, in Sud America si testimonia la negatività del cambiamento e si porta avanti un rito finalizzato alla dimostrazione di questo. In Italia ci si trova, come dicevo già prima, all'interno di una situazione dalla quale, secondo me, a volte è anche difficile pensare a come cambiarla, perché è talmente complessa, talmente multiforme, talmente grande, che ti ritrovi ad essere piccolo e non sai bene come fare. Però secondo me all'interno di una dialettica così difficile da spezzare, una cosa importante
è saper sempre da che parte stare, comunque. Continuare a lottare e resistere. Però non, e questa è una bella frase che volevo condividere con voi, non come di fronte a un nemico che attacca, ma allargando tutti gli spazi dove la vita trova il suo senso. E questa, parlavo con la mia relatrice un po' di tempo fa, l'ha citata e stasera volevo condividerla con voi. Domande per tutti? Oh. No, io vorrei curare. Grazie. No, mi piace perché mi dico così, no, la frase della mia relatrice. Bene. Abbiamo 5 minuti, vogliamo sbombare l'aula. Però mi sembra che il, forse anche un po' di chiusura, il una scemata, però spero di no. Il, tu all'inizio parlavi di indugiare retrospettivo, leggendo il testo di Fabietti, come di Fabietti e di Sosa, e qui abbiamo Pasolini, che abbiamo Pasolini che invece ritrova nel mondo antico, nel mondo rurale, una base, un punto a cui tornare, qui però è impossibile, lui non si sbilancia. C'è una frase nelle, ora non ricordo se negli scritti forse o nelle lettere luterane, in cui dice: io non so dirvi se è meglio o peggio come eravamo all'epoca, come eravamo adesso. C'è una cosa, elabora comunque un concetto del genere. Però certo, dall'analisi che fa, che ho ripreso io, quindi poi mia, la tua può essere diversa dalla sua, cioè nel senso, non è. Lui parla di mutazione antropologica e genocidio culturale. A me già semplicemente queste espressioni sembrano forti dal punto di vista semantico. E poi che si stesse meglio quando si stava peggio, forse. su questo, c'è un altro antropologo, Herzfeld, che si è occupato molto di studiare il nazionalismo, le retoriche funzionali del nazionalismo. La frase se stava meglio quando si stava peggio, ciò che lui definisce nostalgia strutturale, cioè una strategia politica di realizzazione di un passato mitizzato, metà dell'oro perduta, in cui la frutta aveva sapore, i giovani avevano rispetto, i rapporti erano veri e tenevano un vario. E in realtà, secondo Herzfeld, questo tipo di retorica fa presa facilmente, a prescindere dalle scelte politiche delle persone, ma in realtà è una retorica profondamente nazionalista e possiamo dire anche nazionale. Però attenzione, non credo che sia questa la retorica che fa Pasolini. Pasolini secondo me fa una riflessione un po' diversa. Infatti, come dicevi tu, non dice era meglio, era peggio, era diverso. E noi studiando quello che c'è di diverso, c'è qualcosa meglio, qualcosa peggio, c'è qualcosa da imparare. Fa un discorso simile di un non antropologo, Jared Diamond, che scrive, ha scritto 2 anni fa, un bellissimo libro, di cui non ricordo il titolo, ovviamente, in cui dice che c'è molto da imparare dalle culture tradizionali che sono gli antropologi. E questo non significa voler tornare al mito del buon selvaggio, e aboliamo la civiltà, togliamo la medicina, togliamo i treni. No, significa semplicemente che ovviamente oggi stiamo meglio da tanti punti di vista, però qualcosa abbiamo perso. E allora, con una forma di andando a capire meglio cosa abbiamo perso, possiamo provare a recuperare meglio. Noi adesso mettiamo i bambini in classi dello stesso anno.
ma in molte comunità tradizionali i bambini stanno tutti insieme. I bambini più grandi, sia i bambini più piccoli, educa i bambini stessi senza l'intervento dei genitori. Ed è questa cosa, ci cioè, si persa, perché mettiamo in classe tutta la città. Che sicuramente ha senso, perché, bla bla bla, perché c'è un programma da stabilità da seguire, però anche quello può essere una cosa utile e interessante. Quindi non si tratta di dire che va bene o peggio, come dicevi tu, ma semplicemente di guardare con distacco, disincanto, se abbiamo ancora qualcosa da imparare da queste culture o da un passato. Che non significa voler tornare indietro, non significa voler tornare. Comparativa verso la propria stessa. Comparativa però costruttiva e non il rifiuto, no? Cioè, qui ora mi viene in mente a proposito di questo una citazione, ora non mi ricordo di chi, non si tratta di distruggere, mi pare fosse, il capitalismo, ma quantomeno di non riprodurlo. È difficilissimo, però secondo me. Non lo so, poi su questo ci sto ragionando da un po', però quantomeno avere quest'idea forse è già un punto di partenza. Certo, poterla già pensare. Poterla già pensare e poi vedere come declinarla. Certo, c'è l'idea di una gabbia, certo. Per variare, dove si chiude. L'opera credo che fosse il mondo di Maria. Forse, non mi ricordo, non importa. Chiudiamo perché no, no, hai la polizia. Intanto in realtà sei stati molto premoderni e darci del tempo per pensare, no? Senza te. No. Ringraziamo tutti i partecipanti. Vuoi una copia? Riusciamo. Grazie. Possiamo in diretta? Prima non qui apposta. Due? Ah, scusi, prego. Grazie mille. Mi fai la ricevuta?